Siamo spento subito, sì. Oh, accendiamo prima di, visto che dobbiamo fare un intermezzo. Accendi le luci, ma dopo le spegniamo dopo, dai. Allora, buonasera a tutti. Prima di aprire questa seduta, intanto annuncio l'assenza del sindaco questa sera per motivi personali, che non c'è. E però prima di aprire la seduta, questa sera abbiamo una piccola cerimonia che in qualche modo voglio dire gratifica anche l'amministrazione, perché è un'iniziativa nata dalla Protezione Civile, che ricordiamo essere un organo dell'amministrazione, per cui per questo l'amministrazione è particolarmente grata, insomma, anche non solo di un lavoro che la Protezione Civile fa tutti i giorni in ambito di gestione del territorio, ma anche, in questo caso, anche di un'iniziativa benefica che ha portato anche a un buon risultato, anzi a un ottimo risultato, e che fa in favore di un'altra associazione che sta nel nostro territorio storicamente da tanto tempo, e che è l'associazione Casa Masetto. E quindi io inviterei il capogruppo e tutti i membri della Protezione Civile a avvicinarsi, e anche al presidente e ai membri di Casa Masetto. Allora, nel ringraziare, io adesso do la parola al capogruppo, che descrive un attimino come si è svolta. Intanto buonasera a tutti. A nome mio, a nome di tutto il direttivo e a nome del gruppo comunale di Protezione Civile, volevamo consegnare al presidente della Casa Masetto questo assegno ricavato dalla festa che abbiamo fatto il 4 gennaio, una calza di aiuti per la Casa Masetto. Grazie per tutto quanto quello che fate. Sono io che devo ringraziare voi, perché conosco il vostro impegno durante l'anno in tutte le manifestazioni, le calamità, tutto quello che serve, e oltretutto vi siete anche preoccupati di creare una manifestazione per fare qualcosa a nostro favore. Dunque, grazie mille. Grazie Pierluigi, io rifacciamo un applauso, e davvero, davvero a nome di tutta l'amministrazione il ringraziamento alla Protezione Civile, ma anche il ringraziamento a Pierluigi e la sua associazione, che da tantissimi anni, insomma, sostengono dei ragazzi che ne hanno bisogno. L'appuntamento è il prossimo anno, ecco, perché se questa è una tradizione, siamo già alla seconda, giusto, edizione, terza edizione, se questa è una tradizione, le tradizioni diventano tanto più efficaci quanto più passa il tempo, per cui insomma l'impegno anche per il prossimo anno, ecco, di appoggiarvi al massimo delle possibilità di tutti, ecco, grazie mille, facciamo una bella foto. Grazie. Bene.
Allora, apriamo questa seduta del Consiglio Comunale di giovedì 16 febbraio e partiamo con il primo punto, all'appello, chiedo scusa, sì. Prego, dottoressa. Buonasera a tutti. Allora, Della Pietra Marco, per un impedimento sopravvenuto, è assente. Fava Roberto. Presente. Mestriner Giuseppe. Presente. De Lazzari Giovannina. Tagliapietra Paolo. Polcatia ha comunicato l'assenza. Verde Angelo. Presente. Genovese Claudia ha comunicato l'assenza. Barbon Fabio. Callegari Luca. Presente. Trevisiol Gloria. Morandin Giacomo. Sossai Maria Grazia. Caron Pietro. Lovadina Valentina. Lorenzi Alessandro. E dalla Villa Andrea. Bene, grazie dottoressa. È la prima volta che presiedo questo consiglio, per cui perdonatemi qualche imperfezione, insomma, ecco. Ed è la prima volta che purtroppo è assente il nostro sindaco. Quindi passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, e per evitare incomprensioni sul fatto che ci potessero essere assenze, siccome sono due i verbali delle sedute da approvare, si diceva con la dottoressa di votarne prima un verbale e poi il successivo. Il primo che votiamo è del 26/11/2022, il numero 41 al numero 46. Chi è favorevole? Sì, prego. Giustamente, come ha sottolineato lei, io il 26 novembre voterò astenuto perché non ero presente, quindi in questo momento, per questa parte, voto astenuto per questo. Sì, allora, favorevoli? Favorevoli sono... Siamo in 7. 7 più 1, 2, più 2. Più 2, sì. Per favore, i nomi, Lovadina e Lorenzi. Astenuti? Astenuti. Caron e Dalla Villa? Caronna e Dalla Villa. Dalla Villa. Ok. Contrari? Contrari, nessuno. Non partecipa al voto? No. Hai votato favorevole? Chiedo scusa. Allora erano tre. Più tre i favorevoli. Perdono. Sossai. Bene. Votiamo adesso l'approvazione dei verbali del 29/12/2022 dal numero 47 al numero 56. Favorevoli? Qui abbiamo 7. 7 più 4. Caron Sossai, Dalla Villa Lorenzi. Siamo 8, chiedo scusa. Sì, ho contato. Sì, chiedo scusa. Scusa, mi ho girato qua, ho visto 7. Ok, corretto. Astenuti invece. O forse non mi sono contato. Certo, certo, certo. Ok. Bene. Grazie. Importante verbalizzare correttamente. Certo. Bene. Bene. Ora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è l'affidamento in house del providing del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica della società Contarina SPA. E abbiamo qui presente l'ingegner Alberto Palin e l'ingegner Ilaria Canella, oltre al nostro responsabile di servizio architetto Cenedese, che ha seguito la pratica. Quindi io darei immediatamente la parola a loro. Ci sono delle proiezioni da fare. Angelo, vieni qua. Boh, ok. Ingegnere, le do subito la parola. Mi sentite? Sì? Sì. Posso? Ok. Non ha tanto caldo. Ok. Beh, prima di tutto buonasera a tutti e grazie di averci dato l'opportunità per essere qua questa sera. Sono Alberto Palin, responsabile del settore patrimonio e energia di Contarina. E sono qui questa sera, siamo qui questa sera per parlare di un bellissimo argomento, anzi questa sera abbiamo la possibilità di parlare di efficientamento energetico, abbiamo la possibilità di parlare di
riqualificazione urbana, di sostenibilità, di progettazione e progettazione integrata, di sicurezza, sicurezza stradale. Tutto questo per dire che siamo qui per presentare il servizio di gestione, quindi il contratto di servizio per la gestione dell'illuminazione pubblica. Qui con me appunto c'è l'ingegnere Ilaria Canella, che è responsabile del settore di efficientamento energetico di Contarina e di illuminazione pubblica, che poi entrerà nel vivo del dettaglio del contratto per spiegare bene cosa prevede tutta la parte contrattuale. Vi porto via soltanto qualche minuto per raccontarvi perché Contarina è qui. Contarina, sappiamo che è la società, il braccio operativo del Consiglio del Bacino Priula, e che opera da 30 anni sul territorio, sui servizi di raccolta urbana, di raccolta di igiene urbana, ed è diventata, soprattutto grazie a tutti i 49 comuni, a tutti i cittadini, considerata un'eccellenza nella gestione dei servizi, un'eccellenza non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Contarina così ha avuto modo, sempre col Consiglio del Bacino Priula, di poter seguire un po' tutte le amministrazioni nella gestione non soltanto dei servizi di raccolta differenziata, ma una serie anche di servizi extra rifiuti. Si occupa infatti attivamente di verde pubblico, di piani antenne, cartografia, videosorveglianza, fibra ottica e non per ultimo per illuminazione pubblica. Per fare ciò Contarina nel corso degli anni si è ristrutturata anche al proprio interno, si è riorganizzata e ha creato tutta quella serie di uffici necessari per seguire attivamente tutti i servizi, dotandosi di tutte quelle professionalità al loro interno, quindi professionalità tecniche, operative, gestionali, per seguire appunto le necessità dei servizi. Venendo all'illuminazione pubblica, parliamo quindi di un servizio è attivo da qualche anno, da pochi anni, su richiesta forte appunto delle amministrazioni, forte richiesta che ci ha permesso veramente in poco tempo di seguire in questo momento 10 comuni all'interno del nostro territorio, 15.000 punti luce sul quale operiamo attivamente. Sinceramente quando è stato studiato il contratto di servizio pensavamo di raggiungere questi numeri in un arco di tempo molto molto più ampio. Questo invece ci ha dato modo di capire che era un'esigenza proprio necessaria sul territorio, che un operatore pubblico, un operatore dei proprietari dei comuni intervenisse per la gestione anche di questi servizi. Avrei piacere di mostrarvi un video per far capire proprio l'approccio che noi mettiamo nella gestione dei servizi extra, servizi smart, quindi sui servizi di illuminazione pubblica, videosorveglianza, fibra, per far capire proprio la mentalità con cui operiamo. Quindi se ho la possibilità, vorrei mostrare proprio un veloce video di 2 minuti. Mi collego perché è collegato l'altro PC, cambio postazione. Verso il nostro lavoro. Le persone e l'ambiente sono le risorse più preziose. Tuteliamo e valorizziamo questo patrimonio attraverso il nostro lavoro. Lo facciamo per i cittadini di oggi e per quelli di domani. Offriamo a tutti i comuni, in accordo e collaborazione con il Consiglio di Bacino Priula, una serie di servizi.
Mettiamo a disposizione le nostre competenze e la nostra esperienza per lo sviluppo globale del territorio e della comunità. I servizi smart di Contarina contribuiscono a rendere le nostre città sostenibili e intelligenti grazie all'uso della tecnologia che migliora la vita dei cittadini. Questi comprendono la cartografia e i sistemi informativi territoriali, la videosorveglianza, il piano antenne e il monitoraggio dei campi elettromagnetici, l'illuminazione pubblica. Contarina, insieme alle amministrazioni comunali, crea sistemi di illuminazione intelligenti per città sostenibili e sicure. Grazie alla collaborazione con i nostri partner ci occupiamo di tutte le attività. Aggiorniamo il piano dell'illuminazione progettando soluzioni su misura. Elaboriamo strategie per rendere efficiente il sistema. Riqualifichiamo la rete. Gestiamo e manteniamo efficienti gli impianti di illuminazione pubblica. Così ottimizziamo le spese e reinvestiamo i risparmi nel territorio. Nelle città intelligenti, il sistema di illuminazione contribuisce alla sicurezza dei cittadini. Per questo nei parchi sostituiamo le lampade esistenti con nuove lampade, che permettono una visione più definita e uniforme dello spazio. Nelle strade è importante che la luce permetta di spostarsi in modo agevole e sicuro. Per questo nei punti di particolare traffico installiamo lampioni, che distribuiscono una luce maggiore e meglio direzionata, con minor consumo di energia e relativo risparmio. Nelle zone urbane è necessario fornire la giusta quantità di luce contenendo l'inquinamento. Per questo i nostri sistemi garantiscono una corretta illuminazione e, consumando minore energia, riducono le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Lavoriamo per costruire città più sostenibili, più efficienti, più sicure. Permettetemi una battuta, come spero sono tutti attori candidabili adesso ai premi, ai prossimi premi Oscar. No, a parte gli scherzi, avete visto, sono tutti colleghi che hanno aperto i propri uffici, hanno fatto vedere il proprio lavoro, fanno vedere la propria passione che mettono quotidianamente proprio per venire incontro a tutte le esigenze delle amministrazioni. E quindi è stato anche una bella partecipazione proprio di persone che quotidianamente lavorano per servire, per offrire servizi ai nostri comuni. Ma io direi che adesso possiamo entrare proprio nel vivo di presentazione, quindi del contratto di illuminazione pubblica, e di spiegare bene cosa compone un po' tutto. Quindi lascio la parola all'ingegnere Ilaria Canella, che puoi partire a presentare. Buonasera, grazie per averci ospitato qui questa sera. Io vi farò una presentazione abbastanza snella di quello che è il servizio, del contratto di servizio dell'illuminazione pubblica. Come ha detto il collega, l'ingegner Palin, Contarina è un'azienda, ma in realtà per i comuni svolge una certa serie di servizi. I più tecnologici sono i servizi smart, di cui fa parte ultima nata l'illuminazione pubblica. Come ha detto anche il collega, è un servizio recente, ma in realtà è stato un servizio molto richiesto dalle amministrazioni, perché la necessità di gestire quello che è il flusso luminoso, l'illuminazione stradale, l'illuminazione del comune, è un tema molto sentito, molto delicato, e i prezzi estremamente variabili dell'energia e i problemi a livello di efficientamento energetico che ci sono stati negli ultimi anni hanno spinto pesantemente le amministrazioni ad intervenire sul territorio. Come si struttura il contratto dell'illuminazione pubblica? Quali sono gli obiettivi? Come è stato detto anche nel video, gli obiettivi principali sono tre. Rendere le città più sostenibili. Più sostenibili perché, logicamente, andando a riqualificare gli impianti, a renderli più efficienti, a ridurre i consumi energetici, produciamo meno emissioni di CO2. Quindi andiamo a lavorare su quello che è l'impatto ambientale della struttura, delle infrastrutture del comune. Le città più efficienti vuol dire sì risparmio energetico, sì risparmio economico, ma anche più efficienza nel direzionamento dell'illuminazione. Sappiamo benissimo che la Regione Veneto nel 2000,
nel 2009 ha emanato la legge regionale numero 17 contro l'inquinamento luminoso e ha invitato i comuni ad adottare il PICIL. Il comune l'ha fatto, il comune di Spesiano l'ha già fatto, e questo piano cosa serve? Serve a indicare qual è la direzione, lo stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica e indicare la direzione verso cui le amministrazioni devono muoversi per ridurre l'inquinamento luminoso, quindi non illuminare verso l'alto ma illuminare dove serve. Non ultimo è il tema della sicurezza, una visione chiara, nitida delle strade, degli attraversamenti pedonali, delle piste ciclabili, da un lato sicurezza ai pedoni, dal lato agli automobilisti, a tutti quelli che sono i fruitori, ma permette anche proprio di, abbiamo visto nel video, utilizzare i parchi per assurdo anche in orari serali, perché una delle sensazioni di maggiore insicurezza che abbiamo è quasi sempre legata al buio. Il non vedere, il non avere una percezione nitida di quello che ci circonda dà insicurezza. Quindi uno degli aspetti su cui stiamo lavorando tantissimo è proprio rendere le città più utilizzabili, più fruibili, più sicure. Andiamo invece sul dettaglio del contratto. Il contratto cosa prevede? Il contratto è stato strutturato per prevedere quattro step principali. Ogni comune è libero nel momento in cui si convenziona, in cui aderisce al contratto, di decidere quale attività affidarci. Ci sono comuni che hanno scelto di affidarci tutte e quattro le attività, alcuni comuni solo una parte di esse, a seconda anche delle specifiche necessità. Il contratto prevede la progettazione e l'aggiornamento del piano dell'illuminazione. Nel vostro caso il piano è già stato fatto, approvato, verrà probabilmente aggiornato con un altro affidamento e quindi è un'attività che non fa parte di questo contratto, almeno per voi. Con voi partiremo dall'elaborazione delle strategie, cioè dalla progettazione e dalla diagnosi energetica. Questo perché, vedremo più avanti, è fondamentale nel momento in cui andiamo a progettare con voi la riqualificazione degli impianti avere una chiara consapevolezza di come si consuma, dove si consuma e qual è lo stato dei luoghi attuali. C'è poi la fase di riqualificazione, quindi l'attività vera e propria di lavori sul territorio. E ultima, ma non ultima, perché quella che impatta maggiormente nel tempo e nell'impegno, è la gestione e la manutenzione degli impianti. Il contratto ha una durata variabile, a scelta dell'amministrazione condominiale, e che può andare dai 5 ai 18 anni. In più il comune ha la possibilità di recedere in qualsiasi momento dal contratto, è sufficiente un preavviso di 6 mesi. Quindi si è cercato proprio di creare un contratto che desse la massima flessibilità e meglio si adeguasse alle esigenze che sono logicamente diverse da comune a comune. Quali sono i vantaggi per il comune ad aderire al contratto di servizio? Intanto avere un servizio completo, nel senso che, come diceva anche il collega, Contarina ha una storia decennale ormai, ha competenze trasversali in tutto quello che sono progettazione, gestione, operatività contrattualistica, quindi è in grado di supportare l'amministrazione in tutte le sue attività. C'è la coprogettazione, questo perché ogni progetto, ogni proposta che verrà poi presentata per l'approvazione in giunta o in consiglio comunale sarà sempre stata condivisa con gli amministratori. Non arriveremo mai a presentare alla giunta o al consiglio comunale un progetto fatto e preconfezionato. No, ci saranno sempre una serie di confronti per andare a costruire il progetto sulle reali necessità del comune. C'è poi la trasparenza. Contarina è una società in house, sotto il controllo diretto del bacino Priula e dei 49 comuni del bacino, e quindi per sua politica ha una rendicontazione trasparente. Tutti i costi che vengono sostenuti in fase di progettazione, riqualificazione e gestione sono visibili al comune, che saprà esattamente cosa, come e quando è stato speso. In più, per come è strutturato il contratto di servizio, nel momento in cui viene approvato il progetto, che poi farà da base per i lavori, logicamente le norme tecniche e le leggi, il codice degli appalti, ci obbligano a inserire dei costi che sono quelli o del preziario regionale o del preziario DEI o analisi prezzi. Quindi sono tutti progetti le cui attività vengono poi messe a base di gara.
tutti i ribassi che si ottengono in fase di gara vengono interamente girati all'amministrazione, che può decidere poi di o utilizzarli per fare ulteriori interventi di ampliamento, di riqualificazione infrastrutturali, oppure può anche decidere di ridurre l'esborso e quindi l'ammortamento, sia come importo sia come durata. Torno un attimo indietro. Ultimo ma non ultimo c'è la rendicontazione periodica. Vedremo poi nel dettaglio che comunque ogni bimestre riceverete una rendicontazione del consumo effettivo degli impianti specificato per singolo impianto, e a fine anno riceverete una rendicontazione col dettaglio di tutto: manutenzioni effettuate, ordinarie, straordinarie, interventi, consumi, numero di ore di accensione degli impianti. Verrà tutto rendicontato in trasparenza. Il vantaggio cos'è? L'ottimizzazione dei costi. Questo perché, essendo un contratto che è nato proprio per rispondere all'esigenza dei comuni, abbiamo cercato di strutturarlo fin da subito per poter gestire ogni comune nella sua specificità, ma comunque con un'idea di area vasta. Quindi andare ad ottimizzare quelli che erano i costi della gestione, della bolletta, delle forniture, della qualità dei prodotti e dei servizi. E poi c'è il concetto di sviluppo continuo. Abbiamo parlato appunto di illuminazione come uno dei servizi smart, è logico che puntiamo al futuro, quindi ogni proposta che faremo all'amministrazione sarà aperta a rispondere alle esigenze attuali, dovrà rispondere alle esigenze attuali, ma essere aperta agli sviluppi futuri. Come si sottoscrive il contratto di servizio? Si tratta di un convenzionamento, quindi il comune, tramite un affidamento in house, affida a Contavina il contratto di servizio per la riqualificazione e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica. L'affidamento si esplica attraverso una relazione, la cosiddetta relazione articolo 192 del decreto legislativo 50 del 2016 e gli articoli 14 e 17 del decreto legislativo 201 del 2022. Quindi è una procedura richiesta dalla normativa e dall'ANAC che deve essere espletata, gli uffici tecnici l'hanno fatta e quindi si può procedere con l'affidamento in house. Quali sono i comuni oggi convenzionati? Come ha detto il collega, sono 10 per un numero complessivo di punti luce superiore ai 15.000. Sono abbastanza dislocati in modo eterogeneo. Abbiamo la zona alta di Possagno Cavaso, la zona di Riese, e abbiamo poi il Basso Montello, Crocetta, Volpago, Giavera, Trevignano, Istrana, Morgano e Preganziolo. Quindi andiamo anche a gestire comuni con caratteristiche molto diverse, in cui però abbiamo cercato e vogliamo dare una qualità del servizio univoca. Per noi il comune più piccolo, come il comune più grande, ha diritto di avere il top del servizio. Andiamo un attimo nel dettaglio. Il contratto di servizio è la prima parte dell'attività che svolgeremo con voi, che è quella di elaborazione del progetto, la progettazione. Primo step, come abbiamo detto, è quello della diagnosi energetica degli impianti. Questa diagnosi verrà redatta a norma, secondo la norma tecnica UNI 16247, che è quella che disciplina le specifiche delle diagnosi energetiche. Questo punto è per noi importantissimo perché permette di avere esatta consapevolezza di come state consumando, come e dove. Questi dati verranno utilizzati poi logicamente per redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica e, una volta che questo verrà approvato, il progetto definitivo esecutivo. Come detto, non arriveremo mai con un progetto preconfezionato. Si parte dalla diagnosi, la si condivide con l'amministrazione, si fa il punto della situazione, si verifica qual è lo stato dei luoghi, il rispetto delle normative tecniche, le indicazioni, e si presenteranno delle proposte. A seconda delle specifiche necessità si andrà poi a confezionare il progetto sulle vostre esigenze. Tutto questo verrà fatto prestando particolare attenzione alla valorizzazione dei beni storici e architettonici e dei percorsi pedonali, che sappiamo che sono un punto molto delicato. Un altro dei punti su cui abbiamo lavorato molto è l'individuazione di un sistema di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di illuminazione pubblica.
abbiamo scelto una piattaforma, un sistema di monitoraggio aperto in ottica Smart City, che può permettere all'amministrazione, qualora lo voglia, adesso in un secondo momento di evolversi verso ulteriori ottimizzazioni tecnologiche, ma soprattutto, oltre a questo, abbiamo scelto un sistema valido, efficace, accessibile anche all'amministrazione, nel senso che il comune avrà le sue credenziali di accesso, username e password, e potrà in qualsiasi momento monitorare anche direttamente, qualora lo voglia e quando vuole, andamento dei consumi, regolarità nel funzionamento degli impianti, problematiche di impianto, orario di accensione e spegnimento, per cui insomma un sistema assolutamente anche user friendly. Poi lo vedremo magari un attimo velocemente, giusto per darvi un'idea di come funziona. Abbiamo poi pensato, per gestire le segnalazioni dei guasti degli impianti, oltre al classico indirizzo email, numero di telefono, c'è il portale online. Quindi sulla pagina del comune verrà attivato un link che rimanda alla pagina web di Contarina, e dove è possibile caricare le segnalazioni dei guasti. Questo perché ogni singolo punto luce, ogni quadro verrà georeferenziato, sarà dotato di un'etichetta anche con QR code. Quindi se l'utente passando vede un palo storto, un palo pericolante, se ha il cellulare dietro con l'app semplicemente inquadra il QR code, viene indirizzato alla pagina web di segnalazione guasti, la segnalazione precarica geolocalizzazione, posizione e di quale punto luce si tratta, e l'utente invia la segnalazione di problematica o di punto da verificare. Premesso che questa pagina di segnalazione guasti si integra poi con tutta una serie di controlli e allarmistiche che vengono direttamente inviate dai telecontrolli quadro quadro al nostro gestionale, questo al nostro sistema di gestione delle manutenzioni. Questo perché, lo vedremo dopo, una delle attività che noi facciamo è qualificare non solo energeticamente ma anche strutturalmente gli impianti. Ultimo ma non ultimo c'è, nel caso in cui ci siano le condizioni, la richiesta dei titoli di efficienza energetica, i cosiddetti titoli certificati bianchi, o eventuali incentivi che dovessero essere disponibili e accessibili per l'amministrazione. Qui vi abbiamo messo, giusto per darvi un'idea, uno stralcio di una planimetria dove ogni singolo puntino mi indica un sostegno e il colore diverso mi indica una tipologia di sostegno diverso. Questo perché per noi sarà la base per operare, e per i manutentori, nel momento in cui ricevono una segnalazione, sapranno esattamente che il colore fucsia corrisponde a un palo alto 8 metri, uno stradale di quella caratteristica, con quell'ottica, e quindi nel momento in cui escono sanno già se gli serve la cesta o se gli serve un'attrezzatura diversa. Di solito cosa prevedono i nostri progetti? Allora, di base prevedono la sostituzione di tutti i corpi illuminanti non a LED con corpi illuminanti a LED e predisposizione e attacco ZAG, quindi predisposizione per il controllo punto punto. Il controllo punto punto è una scelta che viene condivisa con l'amministrazione, nel senso che noi di default diamo il telecontrollo a quadro e forniamo delle lampade che poi in un secondo momento possono essere dotate di attacco per il controllo punto punto. Quando il comune vuole così. Quando il comune vuole, ci spingiamo già un po' più avanti e forniamo direttamente telecontrollo a quadro, lampade predisposte attacco ZAGA e telecontrollo punto punto. Quindi andiamo un po' più avanti verso l'evoluzione in ottica smart degli impianti. Andiamo a progettare e pianificare quella che è la messa a norma dei quadri elettrici e una manutenzione ordinaria o straordinaria dei quadri. Questo per garantire una maggiore continuità di servizio. Andiamo poi a sostituire, se del caso, sostegni e blocchi di fondazione ammalorati. A volte può succedere che pali incidentati vengono raddrizzati, saldati, o magari sull'argine di un fosso la fondazione inizia a cedere un po', per cui nel momento in cui si fa il sopralluogo per il progetto di fattibilità si censiscono puntualmente tutte queste criticità, si evidenziano e si dà un suggerimento all'amministrazione su come operare. C'è poi, appunto, come abbiamo detto, lo sviluppo dell'impianto in ottica Smart City. Fanno parte delle opzioni, ma sempre di più vengono richieste già in fase di progettazione, perché comunque sono legate all'illuminazione pubblica, gli attraversamenti pedonali smart,
vedremo poi un brevissimo video di come un attraversamento pedonale che già oggi prevalentemente è ben individuato, illuminato, in realtà possa ulteriormente essere migliorato o rifatto completamente in modo tale da aumentare la sicurezza dei pedoni. Ci possono essere fra gli interventi, anche questo spesso è richiesto, l'ampliamento o il completamento di porzioni di impianto, magari una lottizzazione, magari un proseguo, magari l'illuminazione di un incrocio, sono tutte attività che vengono inserite nel progetto. Ultimo ma non ultimo, alcuni comuni con i ribassi di gara hanno chiesto l'integrazione con altri servizi smart che fornisce Contarina, in particolar modo con la fibra e la videosorveglianza. Ad esempio, abbiamo visto prima nel video, si vedeva chiaramente che era il progetto pilota di Morgano. Il comune di Morgano, con i bassi di gara, ha chiesto di fornire la fibra alle scuole medie. Questo perché eravamo ancora in periodo di DAD, c'era questa urgenza. Nel momento in cui è venuto a, gli abbiamo illustrato quali erano i bassi ottenuti, ho chiesto ok, per cortesia, anzi fatelo già mentre siete in fase di lavoro, date priorità, i ribassi li utilizzate per fornire la fibra alle scuole, quindi collegamenti stabili per i docenti e per gli studenti. Tutta questa attività la facciamo con un particolare occhio di riguardo all'inserimento paesaggistico, storico ed architettonico, e qui mi permetto, giusto per alleggerire un po', di farvi vedere alcune immagini. Queste sono installazioni che stiamo facendo e abbiamo fatto, il parco l'avete visto anche nel video, ma è proprio per darvi l'idea di come la luce che va inserita all'interno di un contesto verde deve essere di un certo tipo, con una certa lampada. Adesso riconoscete il Tempio del Canova, quindi lì abbiamo fatto un progetto ad hoc di riqualificazione non solo di tutta quella che è l'illuminazione del comune, ma anche un percorso di avvicinamento al tempio, e poi vi farò vedere un dettaglio di questa operazione molto bella. Vedete l'illuminazione stradale, le torri faro sulle rotonde o in determinati punti, la classica illuminazione stradale, ma il nostro territorio è anche molto verde, quindi anche l'integrazione dell'illuminazione in zone agricole e rurali, in zone di vigneti. Questo è il dettaglio che vi dicevo prima. Questi sostegni hanno più di 70 anni, lo vedete a sinistra com'era prima dell'intervento di riqualificazione, abbastanza ossidato, abbastanza danneggiato, grazie a partner tecnologici davvero che ci hanno messo l'impegno, l'anima e la passione, tutti i sostegni sono stati rimossi, completamente restaurati, e sono stati ricollocati con la nuova illuminazione poche settimane fa, quindi anche il piacere di, dove è possibile, recuperare l'esistente, dove c'è, ha senso e ha un valore e ha un'importanza storica, andare a restaurare l'esistente anziché mettere qualcosa di nuovo. Gli attraversamenti pedonali, qui faccio una cosa veloce, anziché dilungarmi a spiegarvi, vi faccio vedere, speriamo che parta, direttamente il video del produttore. Vediamo se riusciamo a farvelo vedere. Portate pazienza, di solito parte la pubblicità. Okay. Il Safety Training Center. Eccoci qua. Questa è la classica illuminazione, lampeggianti spenti, il pedone si avvicina, i lampeggianti iniziano ad attivarsi, il flusso luminoso avete visto che si è alzato. C'è un'illuminazione prettamente verticale che accompagna il pedone nell'attraversamento. Questa attivazione può essere fatta o manualmente col pulsante oppure con sensore, quindi di solito si decide d'accordo con l'amministrazione a seconda anche di dove è collocato l'attraversamento pedonale qual è la soluzione migliore, anche perché in alcuni casi andiamo a regolare anche i punti luce che precedono l'attraversamento pedonale. Questo per dare proprio l'idea di accompagnamento. Il pedone arriva, si alza il flusso luminoso sulla verticale degli attraversamenti pedonali, ma l'automobilista che sta arrivando vede due lampioni prima e due lampioni dopo il flusso luminoso che sale. Quindi è proprio un modo per attirare l'attenzione. Un'altra delle attività che è molto richiesta è, come abbiamo detto, quella della posa della fibra ottica e della videosorveglianza. Sapete che Contarina si occupa
da anni anche di queste attività ed è proprio in, in ottica di integrazione di tecnologie andare a lavorare anche su questo fronte. Arriviamo alla riqualificazione, alla parte di lavori. Cosa facciamo quando, una volta che il progetto è stato approvato dal comune, quindi deve iniziare la fase effettiva di lavori, di riqualificazione? Intanto seguiamo noi direttamente come stazione appaltante tutte le gare di fornitura e di lavori. Per ottimizzare i costi, Contarina ha scelto già dall'inizio di procedere in vie separate. Gare lavori seguono un iter, gare fornitura ne seguono un'altra. Nel senso che tutto quello che è fornitura dei cosiddetti materiali pregiati o costosi, che sono dai telecontrolli ai sostegni, quindi pali, alle mensole, ma soprattutto i corpi illuminanti, facciamo fornitura diretta. Quindi facciamo gare quasi sempre sopra soglia comunitaria, quindi aperte, per la fornitura per più appalti, quindi per più comuni. Questo ci permette da un lato di essere più appetibili per il mercato, ma soprattutto ci permette di chiedere condizioni di fornitura più vantaggiose, qualità più alta e ottenere prezzi più bassi. E sono tutti benefici per i comuni. Nell'ultima gara che abbiamo fatto a fine della scorsa estate, abbiamo fatto una gara sopra soglia europea, abbiamo ottenuto condizioni molto vantaggiose, tempi di consegna di meno di 2 mesi, che se seguite i lavori sapete benissimo che oggi è una rarità, ma la forza contrattuale questo ci ha aiutato. I fornitori sanno che le penali sono salate se non rispettano le consegne, quindi diciamo che mal che vada, se c'è un ritardo il comune ci guadagna lo stesso, ma oggi il fornitore è stato bravo e li ha rispettati questi tempi. Abbiamo ottenuto garanzie di durata molto alte, parliamo di produttori del calibro di Philips e di ZG Thorn, per intenderci, che hanno fornito 15 anni di garanzia sul prodotto, quindi anche prodotti tutti certificati per rispettare i CAMI, criteri ambientali minimi, con particolare attenzione alla regolazione del flusso luminoso, ottiche, riduzione di impatti, per cui insomma prodotti davvero di ottima qualità. Seguiamo la gestione del cantiere, nel senso che tutte le attività vengono seguite da noi, dalla verifica del rispetto dei cronoprogrammi, dalla pianificazione delle attività, dalla verifica e controllo dei materiali, tutto viene seguito da noi. In fase di appalto, come abbiamo detto, utilizzando i ribassi di gara possiamo svolgere interventi extra. Forniamo report qui a seconda degli accordi con le amministrazioni o quindicinali o settimanali sullo stato avanzamento lavori, con comunicazione preventiva di i 15 giorni successivi dove andiamo a lavorare, in modo tale che ci si possa interfacciare con l'amministrazione. Ad esempio è successo in un comune, abbiamo concordato le zone di intervento in base anche al piano di asfaltature, perché non aveva senso che il comune asfaltasse e noi magari dopo 3 mesi dovevamo rifare qualche plinto di fondazione e andare a spaccare dove era appena stato asfaltato. Quindi su questo aspetto c'è la massima condivisione delle tempistiche e poi c'è alla fine dei lavori, in base ai ribassi di gara ottenuti e agli eventuali attività o interventi extra richiesti, aggiornamento del piano economico finanziario. Qui mi piaceva farvi vedere alcune immagini dei nostri operatori in giro per i vari cantieri, giusto per darvi un'idea della varietà di situazioni, dalla cesta che abbiamo visto anche prima per i pali alti, al refitting, quindi sostituire semplicemente la piastra illuminante su lampade storiche, all'installazione di nuove lanterne esattamente identiche alle preesistenti, ma logicamente con prestazioni notevolmente migliori, alla sistemazione delle conchiglie, delle morsettiere, dei pali della pubblica illuminazione e alla verifica in cantiere col DL. Questa è la parte più corposa, la gestione e la manutenzione degli impianti. Una volta ultimati i lavori di riqualificazione, come abbiamo detto, vi si presenta il piano economico finanziario aggiornato, della durata che deciderà l'amministrazione. Come abbiamo detto, il comune può scegliere la durata dai 5 ai 18 anni, quindi anche l'ammortamento degli interventi può essere spalmato nel tempo più consono alle necessità anche di bilancio dell'amministrazione. E qui faccio una precisazione. Come abbiamo detto, c'è un piano economico finanziario
che viene definito nel momento in cui si ultimano i lavori, ma nulla osta, anzi è previsto da contratto, che nel caso in cui il Comune abbia avanzi di bilancio, disponibilità finanziarie, nel momento in cui ha questa disponibilità può ridurre l'ammortamento dei lavori. Non ci sono vincoli o penali da pagare nel caso venga modificata la durata contrattuale e la durata dell'ammortamento. E quindi, ultimata questa parte, si inizia la gestione, prima attività è la voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica. Prima attività è la voltura, seconda attività, perché non si può fare nello stesso step, è l'ottimizzazione delle forniture, nel senso che è altamente probabile che quello che era un contratto da 15 kW, che andava benissimo prima di fare i lavori, dopo i lavori sia sufficiente un contratto da 7-8 kW. Oppure, a seguito dei lavori di riqualificazione, si è deciso di ottimizzare la gestione magari accorpando dei quadri. E quindi si va ad ottimizzare quelle che sono anche le condizioni del contratto, le caratteristiche del contratto. Seconda attività è la fornitura di energia elettrica. Contarina procede per gare d'appalto per la fornitura di energia elettrica, ponendo a base di gara il prezzo Consip, cioè quello della pubblica amministrazione. L'anno scorso, causa un mercato dell'energia davvero schizofrenico, insomma non gestibile per motivi noti, e nessuno, tutti i fornitori che abbiamo contattato, sono stati davvero tanti, sono stati i principali player, nessuno ha dichiarato la disponibilità a partecipare a una gara con prezzo Consip, nel senso che i prezzi non potevano essere garantiti, e infatti sapete anche che Consip prezzo fisso è stato sospeso per 8 mesi l'anno scorso, non c'era più possibilità di sottoscrivere contratti di fornitura di energia elettrica da marzo in poi col contratto fisso, questo per la non gestibilità del mercato. Fra le attività che fanno parte della gestione e della manutenzione degli impianti c'è, come abbiamo detto, la programmazione delle manutenzioni ordinarie. Da contratto è prevista una determinata tempistica, uno scadenziario delle attività. Quindi c'è la programmazione di queste, la rendicontazione e la compilazione del registro delle manutenzioni, che viene poi consegnato annualmente al Comune. Sempre fa parte della gestione, delle attività di gestione, accensione e spegnimenti degli impianti. Ci sono serate particolari, c'è la necessità di modificare, di anticipare, di posticipare l'accensione degli impianti, c'è la serata bianca, c'è, che ne so, lo diremo dopo, ci sono delle serate in cui si decide di spegnere l'illuminazione pubblica, da remoto tramite il telecontrollo possiamo benissimo farlo senza problemi. Fa parte sempre del contratto la reperibilità 24 ore su 24, quindi il pronto intervento dedicato con l'uscita dei nostri operai, se si tratta di incidente, rilevazione dell'incidente, preparazione del rapportino di intervento e di tutta la documentazione che serve da presentare all'assicurazione per il rimborso del danno. C'è la gestione, come abbiamo detto, del software di monitoraggio degli impianti e del telecontrollo. Le manutenzioni straordinarie vengono sempre e solo eseguite dopo che il Comune ha visto il preventivo e l'ha accettato, questo perché il Comune non deve trovare spese impreviste o non attese. E poi c'è la rendicontazione periodica dei consumi, periodica nel senso che viene insieme alla fattura bimestrale consegnato il rendiconto dei consumi, ma viene poi fornita una relazione completa alla fine di ogni anno relativa all'anno precedente, consumi, orari di accensione, spegnimento, numero di ore, eccetera, e anche una reportistica, un dettaglio di tutti gli interventi effettuati. Portale di segnalazione guasti, qui mi scusate ma questa è un'immagine molto statica, io esco dalla presentazione, vado sul sito e vi faccio vedere la pagina di segnalazione guasti effettiva. Quindi abbiamo detto che dal link presente sulla pagina del Comune o dall'app, se si parte ad esempio dall'app, prendiamo questo caso, palo pericolante o instabile, quindi è una situazione in cui il telecontrollo non rileva il problema perché non c'è una mancanza di luce o di tensione, ed è una classica segnalazione che viene fatta dall'utente, c'è un palo inclinato. Quindi se io vado sul sito, mi compilo la scheda, indico palo pericolante, inserisco i miei dati, faccio uno zoom sul Comune, andiamo qua, posso andare o caricando manualmente l'indirizzo, qui per non mettere tutti i dati faccio una cosa più veloce, vado direttamente sulla mappa,
trovo il mio palo incidentato in via Zeriolo, clicco, mi dà la posizione, vedete che mi dice che è sotto il quadro 006 via Zeriolo.luce PL009, mi precarica e vedete sotto i riferimenti, io gli dico qual è il problema, palo o braccio inclinato, compilo con i miei dati e mando la segnalazione. Se invece ho l'app, vado sul QR code, questa pagina viene precompilata e invio direttamente la segnalazione. Questa segnalazione arriva poi, questa segnalazione arriva poi, faccio un salto qua, questa è la nostra applicativo di gestione delle manutenzioni, qua arriverà un messaggio, l'operaio di turno vedrà qual è il problema, a seconda della gravità verde, giallo o rosso, saprà dove intervenire, saprà qual è il problema e quindi uscirà con tutto il materiale necessario e uscirà anche con un dettaglio, e qui non si vede perché verrà generato da qui un rapportino precompilato, quindi anche tracciabilità di tutte le chiamate, tempi di intervento, perché nel contratto ci sono anche le penali per i tempi di intervento e quindi controllo dell'effettiva tempestività della sistemazione dei guasti. Qual è l'altra peculiarità del contratto di gestione di Contarina? Questo, l'applicativo di monitoraggio e telecontrollo. Anche qui esco un attimo, ve lo faccio vedere dal vivo. Eccoci qua. Allora, qual è la cosa che a me piace di più di questo applicativo? Beh, intanto qui vedete, perché li stiamo caricando man mano che ultimiamo i lavori, intanto il comune vedrà il suo, ogni comune vede solo il suo. Abbiamo chiesto ai comuni di portare pazienza in queste dimostrazioni per far vedere come siamo messi. Il comune di Morgano ha 24 quadri, sono tutti ok. Infatti andiamo, clicchiamo, ci si apre la schermata, mi dice 24 quadri, tutti ok, nessun quadro in attenzione, nessun allarme. Perfetto. Scendo, rimpicciolisco, eccoci qua. Vedo la mappa del comune, i quadratini sono i quadri della pubblica illuminazione, i puntini sono logicamente i punti luce. Voglio vedere qual è la situazione, ad esempio, di questo. Mi si apre una schermata, mi dice qual è il quadro, qual è il punto luce. La cosa più immediata e più utile per il comune di solito è questa. Io ho il mio elenco dei quadri e ho immediatamente visione di come sta funzionando il mio impianto dell'illuminazione pubblica. Diamo un attimo tempo che carichi, eccoci qua, benissimo. Io da qua vedo la data dell'accensione, l'ora teorica di accensione, a che ora si è spento stamattina, alle 7.05, i dati vengono aggiornati ogni 4 ore, quindi fra poco rileverà anche a che ora si è acceso oggi pomeriggio, e qua vedo anche che l'impianto ha correttamente dimerato. Questo perché? Perché la legge regionale che abbiamo citato prima contro l'inquinamento luminoso ci permette di andare a ridurre il flusso luminoso di un 30% dopo un certo orario. Di default, in accordo, di default sarebbe 6 ore a cavallo della mezzanotte. La normativa negli ultimi tempi è diventata un po' più permissiva, permette anche di arrivare alle 7-8 ore di dimerazione, e quindi nel momento in cui si va a riqualificare l'impianto si decide con l'amministrazione qual è la dimerazione di default. Nulla toglie che dopo possa essere modificata, spingendo di più o spingendo di meno sulla riduzione. Però anche questa è una possibilità che la normativa dà per andare a ottimizzare i consumi e andare a ridurre il flusso luminoso solo in determinate condizioni, solo in un determinato modo, quando è possibile farlo, quindi quando c'è meno flusso viario o di pedoni sulle strade. Ritorniamo alla presentazione. Come abbiamo detto, questo era giusto per darvi una serie di immagini, questo l'abbiamo già visto. I tempi, perché questa è una classica domanda. Benissimo, siamo qua e adesso cosa succede? Allora, dal momento in cui il contratto viene stipulato, quindi il comune firma il contratto, sono necessari circa 45 giorni per poter presentare al comune, poter consegnare, quindi dopo che è già stato condiviso più volte, poter presentare al comune il progetto di fattibilità e la diagnosi energetica degli impianti. Il progetto di fattibilità deve passare per l'approvazione della giunta comunale,
A seguito dell'approvazione possiamo sviluppare il progetto definitivo esecutivo, quindi l'effettivo dettaglio di tutte le attività di riqualificazione che verranno effettuate. Il progetto esecutivo viene approvato in giunta, ma il PEF che lo accompagna, che è la bozza di PEF, deve passare per il Consiglio Comunale. Per preparare il progetto definitivo esecutivo ci vogliono circa 60 giorni. Una volta approvato il progetto esecutivo e il PEF, che nel momento in cui viene approvato dal Consiglio Comunale diventa documento contrattuale, ci vogliono circa 60 giorni per l'avvio dei lavori, perché come abbiamo detto consegna dei materiali circa 80-90 giorni, quindi 60 giorni, 60-70 giorni, quindi 2 mesi circa, lo stesso per le varie gare di fornitura, quindi più o meno dopo 60 giorni si può iniziare il cantiere. La durata oggi non ve la so dire perché dipenderà dalle attività che verranno scelte, che si sceglierà di effettuare. A oggi vanno dai cantieri più piccoli, che sono 4 mesi e mezzo, 5, ai cantieri più grandi che si attestano su 8 o 9 mesi. Dipende dalla quantità di lavori che sarà necessario o che si deciderà di effettuare. Io vi ringrazio e come ultima cosa mi sembrava giusto, visto che stiamo parlando di illuminazione pubblica, ricordare che oggi è la giornata del Mi Illumino di Meno, quindi quale modo migliore per festeggiare questa ricorrenza parlando di illuminazione pubblica. E quindi vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande sono a disposizione. Grazie ingegnere a entrambi. Ed era proprio quello che volevo dire, che questa giornata era particolarmente indicata per avviare questo percorso. Percorso che prende avvio oggi, come abbiamo visto ci sono dei tempi tecnici per la realizzazione del progetto. Credo di esprimere la soddisfazione del sindaco in primis per questa delibera che andiamo a votare oggi e di tutta l'amministrazione che oggi la presenta, perché è certamente uno dei punti che avevamo anche previsto nel nostro programma elettorale, quello di arrivare a un efficientamento energetico del nostro territorio. Purtroppo il periodo che abbiamo attraversato lo rende quanto mai urgente, lo rende quanto mai indispensabile, per due motivi. Uno è ovviamente per la nota vicenda dell'aumento delle tariffe che ha visto tutti quanti purtroppo coinvolti, e secondo luogo perché la manutenzione e l'efficienza del nostro impianto è sempre più difficile, insomma, e quindi la soddisfazione è anche arrivare a un impianto nella gestione della rete di illuminazione che sia efficiente e che dia soddisfazione ai cittadini, ma anche insomma un impianto efficace ed efficiente. Per questo io per il punto di partenza di oggi, che è anche un punto di arrivo, ringrazio sentitamente l'architetto cenedese che ha predisposto la delibera, che ha seguito l'iter, e il collega assessore Mestrinar che più di tutti soffre la manutenzione dei nostri impianti, e quindi credo che anche lui sia molto contento, e lo ringrazio per aver seguito Contarina come tutte le proposte che si sono susseguite. E gli darei la parola, anzi darei la parola a entrambi se volete aggiungere qualcosa rispetto a quello che hanno detto gli ingegneri. Ma penso, innanzitutto buonasera a tutti, penso che l'ingegnere Cannella abbia già dato tutte le indicazioni che avevamo richiesto noi e avevamo trovato una sintesi in quello che volevamo. Poi se ci sono ulteriori richieste, domande da fare, siamo qua a disposizione. Intervieni dopo eventualmente, Federico. Va bene, allora prego. Sì, buonasera anche da parte nostra, ringraziamo per l'esposizione puntuale e per il lavoro che avete predisposto. Ovviamente non si può non essere contenti di fronte a una cosa del genere, che ci porta dall'età della pietra con l'impianto che abbiamo adesso al futuro assoluto,
già nel fatto quando si va a fare il monitoraggio, perché andare su a cambiare le lampadine, si va su a cambiarle, dopo ciao, per sei mesi non si vedono più e i cittadini rimangono con dei problemi. Quindi il monitoraggio è una cosa assolutamente fondamentale. Mi ero segnato delle domande che volevo farle dal punto di vista tecnico e dopo un paio dal punto di vista amministrativo, ma quelle dal punto di vista tecnico me le ha già esaurite, perché la modulazione notturna del flusso luminoso è già inserita nel testo, ok? E ha a che fare con l'elettricista, quindi sono del campo, quindi voglio dire, gioco in casa, ecco, da questo punto di vista ho sempre avuto una particolare sensibilità ancora da tempo per questo tema, no? Allora, volevo dire una cosa, a seguito delle esposizioni che sono state fatte, nel momento in cui si va a considerare la rimodulazione, diciamo, dell'impiantistica che c'è, e si parte naturalmente dai quadri elettrici nuovi, linee nuove e tutto quanto, quello che abbiamo appena detto, senza ripetere tutte le cose. Volevo chiedere se c'è da prestare un particolare attenzione a che cosa? A un'implementazione degli attacchi che servono in abbinamento quando ci sono le luci di Natale. Perché? Perché recentemente, mi permetta che finisco l'intervento, recentemente anche nel mio paese, giustamente gioco forza, ci sono da attaccare le lampade di Natale e si vedono quelle cose fatte un po' alla en passant, così, con lo scotch messo lì così. Non mi pare che nel 2023, se andiamo in direzione del 2024, verso il futuro, si possa ancora sopportare una cosa del genere. Quindi la vostra attenzione sarà sicuramente fatta anche su questo, è un aspetto che mi premeva di sottolineare. Altra cosa, e qui chiedo anche in apertura con l'amministrazione di considerare eventualmente, se ci sono ribassi di gara o quant'altro, un'eventuale implementazione delle colonie di ricarica per le macchine elettriche a seguito anche dell'ultima direttiva della Comunità Europea che prevede per il 2035 la fine della produzione delle auto elettriche, le auto diesel e benzina, quindi diciamo preparare già il territorio al futuro, già adesso. Ok, quindi un'implementazione, se c'è da fare attenzione a questa roba qua e via. Ecco, ultima cosa, naturalmente avremo piacere anche noi di vedere se fosse pubblicato lo stato di avanzamento lavori che fate nei report, magari pubblicato anche nell'operatorio, è sufficiente insomma che faccia il passaggio nell'operatorio, perché seguiamo anche noi il territorio e quindi abbiamo piacere di vedere l'evoluzione della cosa. Naturalmente grazie per la parte tecnica, adesso la parte amministrativa. Per la parte amministrativa volevo chiedere il PC, quello che era precedentemente, che era stato anche pubblicato nell'operatorio, è stato definitivamente accantonato, c'erano delle problematiche per cui non si poteva andare avanti, nel senso che mi ricordo che c'era stato preso in mano quello che era la progettazione vecchia, ancorché non andato mai a buon fine, ok? C'erano delle cose che erano ancora in piedi, sono state risolte dal punto di vista burocratico o sono ancora in piedi? Federico, hai risposte, merito? Chiudi il microfono. Grazie Vice Sindaco, buonasera a tutti. Per quanto riguarda il PCIL che abbiamo dal comune di Spresiano, dobbiamo dire che è anche cambiata la norma della materia e quindi andremo ad affidare un incarico per l'aggiornamento, anche per affrontare tutte quelle questioni, quelle criticità che lei adesso ha fatto presente. Quindi andremo ad affidare a Contarina l'incarico per l'aggiornamento. Sì, mi pare che era stato indicato anche prima nelle slide che il PCIL viene aggiornato ovviamente con tutto l'iter anche di progettazione che si avvia da oggi, insomma. Ok, concludo dicendo che naturalmente il nostro voto sarà favorevole per questa roba, per questo punto. E un'ultima piccola cosa, nei comuni che avete già, che siete già intervenuti, il diciamo spanno metrico, il costo medio si è dimezzato rispetto ai consumi precedenti, un quinto, un quarto, come è andato il costo, diciamo, della corrente che si va a consumare dopo che è stato fatto l'intervento di sostituzione? Allora, le rispondo prima al discorso di prima, le luminarie natalizie. Io sono andata un po' veloce, però in effetti questa è una nota dolente, nel senso che le luminarie sono bellissime. Negli ultimi anni ce ne sono a LED, c'è chi le fornisce a norma,
ci sono soluzioni bellissime, ma spesso gli attacchi sono ancora volanti. Una cosa che facciamo sia sugli impianti su cui andiamo a fare riqualificazione completa, ma anche dove magari ci sono già corpi illuminanti a LED, ma rileviamo la presenza di luminarie, o vi chiederemo anche in anticipo se sapete dove sono, se ci sono situazioni particolari per cui la luminaria non deve più essere illuminata, o anzi si deve predisporre un attacco, una morsettiera ad hoc perché la luminaria venga attaccata a norma. Perché faccio un passo indietro, è tecnico quindi mi capirà benissimo: nel momento in cui noi magari riqualifichiamo la linea ma lasciamo gli attacchi volanti così come sono, il rischio è che andando a sistemare il quadro ci mettiamo il differenziale, la mettiamo della taglia adeguata all'impianto esistente, si attacca una luminaria non a norma, l'impianto si spegne completamente. Quindi quello che dovrebbe essere un momento gioioso di luce natalizia in realtà mi crea un blackout. Quindi sì, all'inizio impostavamo la gestione del tipo troviamo le luminarie e lo segnaliamo, poi il comune ci dice. In realtà, soprattutto con gli ultimi cantieri, nel momento in cui stiamo per avviare i lavori, chiediamo al comune: ci sono luminarie che vanno disalimentate? Ci sono luminarie che vanno predisposte? Ci sono capitelli? Per esempio nella zona di Cavaso Possagno ci sono tantissimi capitelli, sagre, attacchi per eventi temporanei. Si fa un censimento in fase di progetto di fattibilità, si condivide con l'amministrazione, l'amministrazione ci dice sì, si mantiene, sì, si mette a norma, sì, si predispone ad esempio una presa a parte. Insomma, tutto questo perché nel momento in cui andiamo a il nostro obiettivo non è solo cambiarvi le lampade e fare risparmio energetico, certo, è darvi una struttura che sia sicura, dia continuità di servizio, perché spesso si fa riqualificazione, si fa risparmio, ma non si tocca l'infrastruttura, e a lungo andare l'infrastruttura ne risente di queste cose. Quindi è importantissimo andare ad intervenire, ci confronteremo tantissimo con voi proprio per andare a individuare i punti critici. Poi adesso lo dico come battuta, ma in realtà non è tanto una battuta: il telecontrollo da remoto è fondamentale anche per un'altra cosa. I quadri della pubblica illuminazione non dovrebbero essere aperti da nessuno che non sia il manutentore o un incaricato del comune. Qualche volta capita che qualcuno lo apra, ci si attacchi abusivamente e poi magari sorgono problemi. È capitato in uno dei comuni su cui abbiamo fatto un intervento, telecontrollo in fase di avvio, quindi al mattino vedevamo un'anomalia, vabbè, ma siamo ancora in fase di collaudo, c'è qualche contatto che non va. Una, due, tre volte parliamo col tecnico comunale, che una mattina alle 7:30 si piazza davanti al quadro che segnava l'anomalia e scopre che c'era il commerciante che si attaccava al quadro della pubblica illuminazione. Cosa fai? Ma lo faccio da 10 anni, nessuno mi ha mai detto niente. Ok, dopo che è uscito il tecnico, non si è più attaccato. Ok, questo per dire una battuta, però queste sono le cose piccole. E a volte abbiamo trovato, perché succede, perché se ne perde la memoria, perché magari si è fatto un attacco volante nel tempo e poi è andato nel dimenticatoio, di trovare illuminazioni di piazzali privati attaccate alla pubblica illuminazione. E non va bene. Certo. Quindi nel momento in cui si va a fare proprio il censimento e il sopralluogo sul campo, vi evidenzieremo tutte queste criticità, perché è giusto che l'amministrazione può anche decidere di lasciare le cose così come stanno, ma deve essere consapevole di qual è lo stato dei luoghi. Ecco. Allora. Poi mi ha chiesto un'altra cosa, ma l'ho dimenticata. Io risparmio. Ah sì, chiedo scusa. Allora, a oggi i comuni su cui siamo intervenuti e stiamo intervenendo avevano tutti un numero importante di corpi illuminanti ancora da sostituire. Quindi a oggi il risparmio medio che stiamo verificando, perché una volta sostituiti i corpi illuminanti facciamo anche delle campagne di misura per confrontarci con l'amministrazione e verificare effettivamente cosa abbiamo riqualificato e quanto sta risparmiando il comune, ci danno un risparmio che va dal 45 al 60%. Infatti uno dei comuni su cui abbiamo finito i lavori verso fine anno, tutta la parte di almeno sostituzione lampade era fatta, ora di Natale ci ha chiamato il segretario comunale molto molto contento, perché diceva: gli altri comuni sono disperati, io quest'anno tutto sommato ho speso quasi quanto l'anno scorso nonostante l'aumento folle del costo dell'energia. Quindi il risparmio c'è e si vede, questo sì. Diciamo che andiamo dal 40 al 60% circa. Nel momento in cui vi presenteremo il progetto definitivo esecutivo, ci sarà la percentuale attesa dopo la riqualificazione.
Sì, grazie ingegnere. Io penso che oltre al risparmio, una cosa su cui abbiamo puntato è avere un impianto efficiente che venga rinnovato e che dia garanzia nel tempo, anche nella durata del tempo. È chiaro che la tecnologia cambia rapidamente, però credo che la tecnologia attuale ci dia garanzia che nel tempo questo impianto sarà moderno, insomma, ecco, per molti anni, ecco. E quindi insomma, la sistemazione dei pali e dei quadri e di tutta la rete, insomma, credo sia importantissima tanto quanto il risparmio che andremo a ottenere, perché è ovvio che cambiando i corpi illuminanti e rendendoli a LED il risparmio deve esserci, su questo non ci sono dubbi. Però quello su cui a maggior ragione abbiamo insomma, speriamo è nell'efficienza effettiva dell'impianto, che ci dia tranquillità per i prossimi decenni, insomma. Prego. Anche da parte nostra il voto sarà pienamente favorevole, perché comunque Contarina è una garanzia per i comuni in generale, perché è anche dei comuni, quindi dà una mano nel sistema ad efficientare in ogni caso. E direi bene, perché è una scelta che dopo rimane anche per il dopo e aiuta sia con un beneficio immediato, circa, insomma, con un po' di mesi di rodaggio, però dopo è un qualcosa che rimane. Quindi addirittura io direi si va a 18 anni direttamente, ma comunque così, bene. Sì, aggiungo anche un'altra osservazione, che credo che siamo arrivati a fare questa scelta in un momento opportuno, perché forse qualche anno fa eravamo forse in anticipo, no? Oggi Contarina, come altri player che ci sono sul mercato, hanno un'esperienza tale per cui possono garantire maggiormente la buona esecuzione dell'opera. Quindi credo che avete qualche impianto di esperienza, avete fatto qualche anno di esperienza, come voi lo hanno fatto anche altri, e quindi penso che arriviamo nel momento giusto, insomma, insomma, la tecnologia vedo che un po', insomma, non solo il consigliere Caroma, tutti quanti ci rendiamo conto anche nelle nostre abitazioni, la tecnologia LED ha fatto veramente dei passi importanti, oggi si trova qualsiasi tipo di corpo, e credo quindi che anche i tempi per noi siano i migliori che potevamo scegliere. Bene, se ci sono altri interventi, passiamo al voto. Voti favorevoli? All'unanimità. All'unanimità. Immediata eseguibilità. Sì, c'è l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? All'unanimità. Bene. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Grazie, a voi. Buonasera. Grazie ingegneri, vi congediamo e ci vediamo tra qualche mese allora. Bene, il terzo punto all'ordine del giorno è la presa d'atto delle modifiche dello statuto della società Mobilità di Marca S.p.A. a seguito dell'espletamento da parte della provincia di Treviso della procedura pubblica gara a doppio oggetto per l'individuazione del socio operativo di MOM S.p.A. e l'affidamento a MOM S.p.A. della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. Qui, siccome sono anche coinvolto a livello di provincia, si tratta di prendere atto della modifica di uno statuto, in quanto siamo soci di MOM a una percentuale irrisoria, siamo lo 0,01%, però pur sempre siamo soci, e quindi abbiamo l'obbligo anche di approvare in consiglio comunale la modifica di uno statuto di una società pubblica. MOM ha per norma, per legge, ha dovuto aprire per la gestione del servizio ad una gara pubblica nella quale un privato ha acquisito una quota societaria pari al 30%. La provincia rimane proprietaria quasi del 50%, i comuni del rimanente quota. Arrivederci e grazie. Grazie. I comuni, soprattutto Treviso, che è la percentuale maggiore, ma anche altri comuni importanti, hanno quote rilevanti, e poi c'è una serie di comuni che hanno una percentuale molto irrisoria. C'è da dire che questa nuova società, che è Autovie S.p.A., siccome abbiamo, ripeto, dibattuto anche in provincia, è un partner particolarmente strategico, perché è il gestore di Dolomiti Bus, che come sapete, insomma, gestisce un po' tutto il traffico turistico delle nostre Dolomiti.
e quindi la politica che i prossimi anni MOM andrà ad adottare non sarà solo quella del trasporto pubblico scolastico, che è l'attività principale, ma si porterà un po' di più anche verso il trasporto turistico, perché questo player ha sul mercato, insomma, l'attitudine al trasporto turistico, quindi vedremo MOM fare attività e fare azione anche in ambito turistico. Detto questo, non so se ci sono domande, perché nessun intervento. Passiamo al voto. Voti favorevoli? All'unanimità. C'è l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? All'unanimità. Benissimo, grazie. Il quarto punto è l'approvazione della modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 23-24 ai sensi dell'articolo 21 decreto legislativo 50-2016. Ecco, qui il responsabile è l'architetto Cenedese e la dottoressa Sartor che hanno redatto questa delibera, quindi io direi, dottoressa, se si può accomodare. Grazie. Allora, il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare questa modifica del programma biennale degli acquisti, in quanto la Regione ha comunicato verso fine anno la destinazione di un contributo al Comune di Spresiano per due progetti sociali che si chiamano Reti Territoriali per i Giovani Veneti, Rete Giove, delibera della Giunta Regionale 840 del 2022, e il progetto Giovani in Loco, GIL, delibera della Giunta Regionale 841 del 2022. La comunicazione è arrivata dopo, diciamo, la fase che avevamo fatto per andare a bilancio, col bilancio preventivo a fine anno, quindi adesso siamo tenuti a, visto che è nell'annualità 23, a modificare e inserire nell'annualità 2023 questi due progetti di servizio che sono finanziati appunto dalla Regione per un importo di 108.619 euro. Ecco, è solamente una questione tecnica, insomma. Ecco. Grazie. Aggiungo proprio una cosa. Sì, in realtà erano previsti anche nel bilancio precedente, solo che li hanno praticamente assegnati troppo tardi e li abbiamo spostati perché non sono riusciti a partire con questi progetti entro la fine dell'anno. Spresiano è capofila in questi progetti, certo. E in effetti partono proprio nel 2023, quindi adesso sanno anche come intervenire nella spesa e vengono inseriti nel piano biennale, perché comprende importi superiori ai 40.000 euro sostanzialmente. E si tratta di progetti, quelli di fascia d'età tra gli 11 e 18 anni e i 18 e 29, e sono previsti dei laboratori anche all'interno della scuola, insomma, un po' in continuità anche con quelli degli anni precedenti. Sì, aggiungo anch'io che mi dispiace che oggi manchi anche l'assessore alle politiche giovanili, però questi sono due progetti che vanno in continuità con il piano regionale, di cui noi con delega della conferenza dei sindaci siamo comune capofila, e quindi i progetti si svolgeranno all'interno delle scuole e dei comuni che aderiscono al progetto, insomma. Poi nello specifico manca l'assessore, ma però questa è insomma la... Ci sono interventi? Nessun intervento. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Astenuti 5. Contrari? Nessuno. C'è l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 8. Voti astenuti? 5.
Contrari nessuno. Grazie. Passiamo al punto 5 e si tratta della variazione di bilancio di previsione 2023-25 numero 1 e contestuale aggiornamento del DUP 23-25 e do la parola alla dottoressa Sartor che ringrazio ancora per essere qui. Allora, si tratta della prima variazione di bilancio. Con questa variazione andiamo a dare spazio, diciamo, agli interventi con delle somme che siamo venuti a conoscenza in parte con la finanziaria e quindi a bilancio di previsione già concluso per noi, perché ovviamente l'abbiamo approvato a dicembre e i dati contabili si chiudono verso la prima decina di giorni di dicembre. E in particolare il contributo che vedete di 54.000 euro è stato previsto appunto nella finanziaria, sempre per intervento nell'ambito delle spese dell'energia elettrica, quindi è stato calcolato in continuità con i contributi che sono stati erogati nell'anno precedente, quindi lo trovate in entrate. Poi ci sono vari capitoli in cui abbiamo distribuito in proporzione nei capitoli di uscita dell'energia elettrica. Poi trovate dei fondi che abbiamo ottenuto con il PNRR digitale, quindi c'è stata accettata appunto la candidatura e sono questi due interventi che trovate di 42.000 euro e 20.000 euro sia in entrata che in uscita. Si tratta di adottare appunto delle piattaforme per intervenire nei pagamenti digitali con PagoPA e anche per adottare la piattaforma digitale nazionale attraverso dei connettori tecnici che portano poi i dati all'esterno. E, ovviamente c'è un cronoprogramma che dovremo seguire con rendicontazione ovviamente a consuntivo. E, poi c'è un contributo straordinario del Minpiave che è stato assegnato per interventi lungo la pista ciclabile La Piave, che abbiamo appunto deciso di destinare alla manutenzione di un immobile adibito a posto di ristoro, quindi trovate 100.000 euro in entrata e 100.000 euro in uscita, anche questi soggetti a rendicontazione. Poi trovate una serie di movimentazioni sulle spese del personale, perché quando abbiamo fatto il bilancio avevamo stanziato un fondo per i rinnovi contrattuali, siamo andati a destinarlo quasi tutto completamente, ce n'è una parte ancora che rimane da destinare di circa 20.000 euro, perché sempre la finanziaria ha previsto un importo, una tantum per gli stipendi dei dipendenti che ancora però non si riesce a calcolare e a distribuire nei centri di costo, quindi lo teniamo ancora lì come fondo, sarà oggetto di una prossima variazione di bilancio. E, mentre gli altri movimenti sono relativi principalmente alla distribuzione dell'aumento contrattuale nei vari centri di costo, che ancora a dicembre non avevamo la disponibilità dei dati. Poi abbiamo creato un capitolo ad hoc per l'assunzione dell'assistente sociale, perché abbiamo ritenuto opportuno da un punto di vista tecnico tenerlo distinto, visto che c'è un contributo in entrata, così viene anche meglio monitorato. E poi ci sono due contributi ad associazioni, sia nel campo dell'agricoltura che della viabilità, trovate i capitoli 2.500 euro da una parte, 1.500 euro dall'altra. E mi sembra che le cifre più importanti siano queste. Se avete domande. Bene, grazie dottoressa. Credo che qualche domanda forse c'è. Buonasera a tutti. Chiedevo, questi 100.000 euro del consorzio Bimpiave per la manutenzione dell'immobile, è già stato identificato l'immobile? È in corso, vuoi rispondere? Erano 100.000 euro collegati a degli interventi lungo la pista ciclopedonale La Piave. Abbiamo identificato l'immobile, che è la struttura di proprietà del comune,
che oltre a essere utilizzata dalla Proloco è in un prossimo futuro magari da pensare, da utilizzare anche quale area di ristoro per tutte le persone che scenderanno lungo la Piave. Certamente sì, certamente sì. Certo, è un'ottima opportunità non solo per la pista, ma per tutta la comunità, insomma, di riqualificazione importante, insomma. Si pensa possono bastare questi 100.000 euro per... Devono? No, è in corso il progetto, ma insomma... Perché quando si fanno i progetti poi ci si trovano sempre sorprese. Questi sono, devono, faremo un intervento adeguato alla somma che c'è a disposizione. Anzi, sarà uno stimolo cercare di ottenere il massimo dei risparmi per far fruttare di più quei 100.000 euro, insomma. Sì, intanto abbiamo l'obbligo di rendicontare entro il 2024, quindi possiamo anche permetterci di aspettare che le materie prime si calmierino un pochino, ecco, quindi... Per il discorso dell'energia elettrica che prima parlava, quindi era di competenza del 2022 questo contributo? Contributo previsto dalla finanziaria 2023? Da quello che, cioè, al di là che il bilancio fosse chiuso e magari anche i residui già riaccertati. E comunque questo contributo mi risulta che fosse di competenza del 2022. Chiedevo tra l'altro la ripartizione, se fosse stata fatta precisa o se questo importo sia stato stimato. Questo è un importo stimato in base al metodo degli anni scorsi, non è ancora stato pubblicato il decreto di assegnazione proprio al singolo comune e riguarda comunque il 2023. Perché l'ultimo contributo che abbiamo ricevuto a novembre l'abbiamo riscosso a gennaio, è vero che il Ministero l'ha pubblicato, però si parla di un contributo assegnato nel 2022 di 20.000 euro, l'ultima tranche, che noi abbiamo effettivamente incassato come residuo, però incassato nel 2023, adesso una settimana fa, a febbraio, l'abbiamo imputato residuo. Questo invece è proprio 2023. Per me come finanziaria e come anno. Ho visto, ci sono stati riparti il 9 di febbraio per i 20.000 euro, però c'era una FAC del Ministero che sembrava che questo ci fosse un errore, comunque fosse ancora del... Vabbè, era solo una precisazione. Ecco, per quello che riguarda invece la rimodulazione di tutti gli stipendi, gli oneri, l'IRAP, eccetera, dei vari personali tra i vari comparti, chiedevo solo una cosa. E guardando il PEG, il piano... esecutivo di gestione, ad esempio il stipendio servizio ecologico missione 9 programma 2 era stato stanziato 33.023, viene completamente azzerato. E vabbè, stipendio assistente sociale sappiamo che sono quei 40.000 euro che avevamo dentro come l'anno scorso, che sono già stati utilizzati, adesso vengono messi 22.000 euro. Stipendi biblioteca praticamente ne vengono tolti 9.550. Ecco, chiedevo come mai questi, diciamo, queste movimentazioni, che tra l'altro comunque non sono neutre, perché c'è comunque anche un utilizzo del fondo, come mai fosse stato tolto tutto quello che riguardava gli stipendi del servizio ecologia, ad esempio, lo stipendio biblioteca, visto tra l'altro che era stato chiesto anche dal gruppo obiettivo comune di integrare le ore eccetera, sono stati tolti praticamente degli importi, comunque delle competenze sulla specifica missione, e grosso modo poi gli altri non ce ne sono di rilevanti. Ecco, chiedevo come mai ad esempio il servizio ecologia, questo qua, fosse stato completamente azzerato. Insomma, è stato aumentato nel contempo stipendio urbanistica per 36.685, e poi chiedevo se il discorso dell'utilizzo degli altri fondi fosse, diciamo, coerente con l'articolo del TUEL. Allora, per quanto riguarda le spese del personale, movimenti sì, tipo quello della,
dell'ufficio tecnico è perché precedentemente erano stati classificati gli altri, ci sono state delle movimentazioni durante l'anno, anche di spostamenti interni, tramite proprio mobilità interna del personale, quindi adesso noi l'abbiamo ricollocato dove effettivamente il personale c'è o non c'è. Quindi in quel senso sono movimenti, certo, interni di centri di costo in base effettivamente al personale, perché può succedere che il personale cambi ufficio anche durante l'anno, quindi io lo vado ad adeguare anche a posteriori, perché le somme comunque ci sono come stanziamento, i centri di costo si va a tarare anche in corso d'opera. Forse non mi sono spiegata, chiedevo se gli stipendi del servizio ecologia non ci fossero più personale. Stati semplicemente spostati in un altro centro di costo. Dove c'era la risorsa? Dove c'era effettivamente la risorsa. Allora, è il fondo per i nuovi contrattuali, che è compreso tra altri fondi, è conformemente, diciamo, utilizzato in base alle disposizioni del TUE e dell'articolo 167, perché l'altro, quelli che abbiamo usato l'anno scorso, che erano sul rendiconto 31 dicembre 2021, fondo a rinnovi dipendenti enti locali, è stato già tutto saldato a dicembre 2022. Rimaneva comunque un fondo salario accessorio e personale di 8.845, e praticamente adesso troviamo questa movimentazione del fondo, che è sul bilancio di previsione, è su altri fondi, fondo per i nuovi contrattuali. Ecco, è uno stanziamento del 2023, questo non è un saldo. Stanziamento proprio del 2023, perché a seguito del contratto nuovo, nella proiezione delle spese del personale nel 2023 non sono state fatte con l'importo del nuovo contratto, perché non c'era ancora il tempo materiale per distribuirlo. Quindi abbiamo creato questo fondo 2023-24-25, per poi andarlo a spalmare quando effettivamente i dati erano certi come calcolo e come distribuzione. Chiedevo perché l'articolo del TUEL dice che non si possono né impegnare e né pagare gli importi che sono distinti nel fondo, indicati nel fondo. In effetti questo fondo qua non viene impegnato, viene spostato, cioè lei se lo trova in diminuzione, viene stanziato nel capitolo di bilancio e poi impegnato, ma non è un fondo oggetto di impegno di spesa. Ho visto che non è impegnato, però messo lì così, allora uno presuppone che non possa essere usato, perché non può essere pagato col fondo, e quindi è lì parcheggiato praticamente, questa è la considerazione. Sì, effettivamente funziona così, i fondi vanno, è un parcheggio di risorse che poi vanno stornati nel momento del bisogno, tipo un fondo di riserva, un fondo rinnovi contrattuali e quant'altro, cioè funzionano così i fondi. Sì, nel contesto comunque del bilancio di previsione non può essere impegnato o pagato, deve rimanere lì fino alla chiusura del bilancio e poi eventualmente sull'economia di spesa. Ho visto che rimane nel non impegnato, però mi sto chiedendo la motivazione di stornare questi fondi, insomma, se non possono essere pagati, rimangono lì parcheggiati. Stanziato e viene utilizzato nel momento del bisogno. Io stanzio le somme, quando so come usarle le destino nel capitolo di pertinenza, come fosse un fondo di riserva. Il fondo di riserva viene stanziato nel momento in cui c'è la necessità, viene destinato, quindi si riduce il fondo e si destina in uscita. Consigliere, non replichiamo più su questa cosa, per favore. No. Concretizzi le sue domande, perché io sto cronometrando. Sì, perché se no, come al solito, diventa un dibattito tra voi. Allora, concentri le domande, per cortesia. La dottoressa risponde, ma non può essere un dibattito sul singolo tema. Dovremmo istituire la commissione bilancio, lo dico da sempre. Comunque, la mia domanda è perché questi fondi devono rimanere lì, non possono essere impegnati o comunque stanziati fino alla chiusura dell'anno. Ecco questo. Prendiamo atto. Bene, ok. Ci sono altri interventi? Prego. Buonasera, volevo solo avere qualche informazione in più cortesemente sul contributo associazioni attive nel campo dell'agricoltura, i 2.500 euro. Sì. Grazie.
Vuole intervenire l'assessore? Certo. Assessore De Lazzari, prego. Abbiamo attivi in comune dei progetti importanti con l'apicoltura, con l'agricoltura sostenibile. Con questi progetti sono coinvolte anche le scuole e quindi uno di questi fondi andrà proprio per un congresso che è stato effettuato per la promozione del territorio, dell'apicoltura, del prodotto che darà atto è diventato importante, ha avuto una rispondenza molto importante perché da questo partirà anche un progetto che è stato annunciato della strada istituire il consorzio IGP del miele del Piave dalla sorgente alla foce. L'idea è parte da Spresiano, avrà sede a Spresiano e quindi la collaborazione con APAT e con tutti gli apicoltori è importante anche per questo. Sì, mi è dato l'APAT per questo, che include tutta questa serie di attività che sono state promosse, sono state evidenziate e presentate al congresso, è stato fatto a dicembre. E questo è prego. No, volevo solo chiedere, e le aziende agricole che hanno apicoltura nel comune di Spresiano sono state rese partecipe, stanno partecipando attivamente a questo? Soprattutto loro, anzi il 28 di febbraio partirà un corso di apicoltura per apicoltori qua in comune, terminerà il 28 di marzo, il martedì sera, e sono tutti coinvolti, sì, certamente. Sono tutti da sempre, il progetto con gli apicoltori ormai è partito nel 2017 e poi è stato un po' rallentato nel periodo del Covid che tutti sappiamo, ma questo è. Comunque volevo anche dire un'altra cosa, che questo fondo che noi gireremo è stato dato dalla banca Prealpi. Banca Prealpi che ha sposato questo progetto in coerenza con un progetto relativo all'agricoltura che loro hanno all'interno della banca, quindi hanno trovato piena condivisione con questa iniziativa e l'hanno finanziata, l'hanno sposata. Prego. Ci sono altri interventi? Bene, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Favorevoli 8. Voti contrari? 3. Astenuti? 2. Sì, dalla villa. Immediata eseguibilità, voti favorevoli? Favorevoli 8. Voti contrari? 3. Astenuti? 2. Bene. Passiamo al sesto e ultimo punto, che è l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione dell'area di proprietà comunale di via Manzoni. Ora qua, mentre l'architetto cenerese si prepara, e io faccio due considerazioni prima della visione del progetto, e sono queste. Intanto esprimo anche qui la soddisfazione del sindaco nell'arrivare qui questa sera e di tutta l'amministrazione ovviamente, però in primis il sindaco, perché quest'area è un'area che purtroppo da un po' di anni non è più ampiamente utilizzata, non è più pienamente utilizzata. I campi da calcetto e le strutture che erano state create lì sono in disuso e sono quindi in deperimento. E poi anche purtroppo l'area, come sappiamo da tante segnalazioni, non è ben frequentata, diciamo così. Quindi questo intervento ha molteplici risvolti positivi, uno dei quali è proprio quello di riqualificare un'area importante, un'area che è all'ingresso del nostro comune ed è in una posizione particolarmente, come dire, visibile, ecco. C'è questa opportunità e quindi che cogliamo volentieri,
e quindi oltre a riqualificare l'area viene creata una struttura che ha un valore in questo momento importante anche di attrazione delle persone, e quindi immaginiamo che la struttura porterà anche pubblico. Adesso lo sentiremo, lo vedremo e lo capiremo dal progetto e anche da chi sono i soggetti. E da ultimo io già da subito voglio ringraziare a nome del sindaco e di tutta l'amministrazione chi più di tutti si è in questo progetto si è impegnato, e in primis l'architetto Cenedese con tutto il suo ufficio, e poi l'assessore Mestriner che ha seguito passo passo tutta l'iter, e soprattutto il consigliere Calegari che in ogni situazione che riguarda gli aspetti tecnici della nostra amministrazione è sempre il punto di riferimento anche per competenza personale, e quindi di tutto il consiglio lo ringraziamo insieme agli altri che ho citato. Quindi Federico, se sei pronto, io ti lascerei la parola. Mi raccomando, Federico, che non escano immagini. Ecco il bello della diretta. Buonasera a tutti, grazie Vice Sindaco. Quello che il Consiglio Comunale ha chiamato questa sera è di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica che vi è stato inoltrato, che è stato posto, diciamo, che è stato presentato dalla ditta affidataria del servizio di concessione per la gestione dei campi, appunto, di via Manzoni. Il progetto è che adesso io vorrei farvi vedere, ma qua siamo ancora un po' lento. Comunque, se avete idea di com'è posta l'area, il progetto tiene conto delle direttive degli atti di indirizzo che l'amministrazione aveva dato ancora con la propria delibera di aprile, e prevede la realizzazione di 4 campi da padel coperti, 2 campi da padel scoperti, la ristrutturazione di quella che è la zona di ristoro bar e spogliatoi, lo spostamento del campo da basket dalla posizione attuale verso l'ingresso della statale in via Manzoni, e la realizzazione di un nuovo parcheggio sempre adiacente al campo da basket nuovo, con una cortina alberata che doveva praticamente mascherare quello che era il nuovo parcheggio dalla parte del centro sportivo. Il progetto, i lavori sono a totale carico della fidataria della concessione, in quanto
il bando di gara prevedeva una gestione, adesso sì, forse adesso, scusate, eccolo qua. Sì, come vi dicevo appunto, il progetto prevede, il bando prevedeva appunto la realizzazione delle opere, oltre che la gestione, il contratto di concessione che andremo a siglare prevede delle tempistiche molto precise per la realizzazione dei lavori, in quanto questi devono terminarsi entro 2 anni. Dalla firma del contratto, e una cosa importante è che questa riqualificazione è anche vista in un'ottica anche della sicurezza, in quanto la zona del centro sportivo verrà praticamente sempre presidiata. Una delle richieste dell'amministrazione è appunto l'utilizzo gratuito e libero da parte della cittadinanza del campo di basket, come tuttora. Questo è stato accolto chiaramente da chi ha partecipato, e per l'utilizzo appunto del campo di basket l'entrata è sempre vicino alla parte della zona di ristorazione della portineria dell'ingresso principale del club, in modo tale che chiunque entri, anche non per fare l'attività di padel ma per andare a giocare a basket, comunque sia controllato, comunque monitorato, si sa chi è all'interno dell'area. Questo è tutta l'area verrà comunque recintata. Voi vedete adesso c'è un tratteggio rosso tutto attorno, quella è la recinzione che farà parte del centro, sì, che includerà il centro sportivo. Le condizioni è che a parte della realizzazione dei lavori e anche della gestione, la gestione durerà per 25 anni. Il comune sarà garantito da delle polizze che i concessionari dovranno stipulare e presentarci, che riguardano sia la realizzazione dei lavori che dopo la durata della concessione. All'interno dell'area deve essere svolta solamente l'attività che è inerente al centro sportivo, e ci sono chiaramente anche degli orari decisi per l'apertura e la chiusura del campo da basket che può essere utilizzato da tutti, indicativamente dalle 9 alle 21, come dalle 9 del mattino alle 21 alla sera. Un'altra cosa importante è che tutta questa operazione verrà, c'è stato un consigliere che mi ha chiesto oggi, che mi ha chiesto per quanto riguarda le strutture, perché il progetto chiaramente ha solo le planimetrie, le strutture di copertura saranno realizzate con delle travi degli archi in legno lamellare, la cui altezza massima sotto trave sarà di 10 metri per la copertura dei campi. Ecco, altro, abbiamo la parte, diciamo, uno dei due campi scoperti avrà la presenza di tribune, in quanto il concessionario ha comunque delle previsioni di utilizzare il campo anche per dei campionati, sarà utilizzato appunto per dei campionati di specialità, insomma. Ecco. Questo è quanto. Il progetto è stato comunque mandato anche per un parere da parte
del consorzio di bonifica per quanto riguarda l'invarianza idraulica, in quanto si andavano a creare delle nuove superfici impermeabili. Sono state attuate delle soluzioni per permettere che non diventi un problema idraulico, che non ci siano problemi idraulici con le piogge, con gli acquazzoni e quant'altro. E basta, altro sinceramente non, se il progetto è molto semplice, insomma, è sotto gli occhi di tutti, insomma, questo qui. Sì, architetto, se posso. Prima mi era sfuggito, quindi domando a lei o anche al consigliere Callegari che avete seguito. Mi domandavo, quel prolungamento della recinzione nell'ambito del parcheggio in grigio è un errore? È perché altrimenti sì, quella specie di trapezio di quello è un errore, perché altrimenti subito. Allora la recinzione rossa che vedete in realtà è la recinzione di cantiere, perché se lei va a vedere nel dettaglio sotto il rosso si vede lungo la strada statale, c'è anche una linea azzurra, una linea blu, quella è la vera recinzione, perché la linea rossa tratteggiata è la recinzione di cantiere, e quindi questo che faceva anche un po' da layout per quanto riguarda le lavorazioni, in quanto in questo progetto che ci hanno mandato hanno anche spiegato le lavorazioni che faranno, su quel trapezio che vede sul parcheggio esistente, lì faranno l'accantieramento, il deposito materiale e quant'altro. Bene. Aggiungo due cose. Grazie, architetto. Sì, ecco. Sì, direi posso. Che sarebbe il caso. Sì, due aneddoti. Insomma, è stata più che sufficiente la spiegazione dell'architetto. Allora, sull'aspetto progettuale, tutti gli aspetti ambientali di invarianza idraulica, quindi il rispetto delle norme, rispetto al PAT, soprattutto perché il PAT che prevede questo, e anche il PI, ovviamente, sono rispettate. Anche l'altezza, quindi. L'impatto acustico, tutti questi aspetti sono stati valutati ampiamente, anche in fase preordinata, perché chiaramente se ci fossero stati problemi avremmo chiaramente valutato prima tutto questo. Noi, faccio un appunto di stile un po' più politico rispetto all'architetto, anzi approfitto, anzi prima finisco questo aspetto, politico nel senso che noi l'abbiamo fortemente voluto questa cosa. Questo intervento perché da spresianese come lo sono anch'io, come tutti voi, avrete osservato che in questo periodo quest'area non splendeva, non aveva un aspetto così tanto gradevole, non rispecchiava quelli che erano i suoi, quello cui si proponeva tanti anni fa, era quasi uno stile quell'area, no, di Spresiano, quando fu creata al suo tempo i campi da tennis, l'ordine, un po' tutto questo. Ultimamente sinceramente è svilita, io insomma sono poi affezionato a questo aspetto, lo sapete ormai un pochettino, mi conoscete, e l'abbiamo voluta tutti insieme con l'amministrazione questa iniziativa, l'abbiamo veramente spinta tanto, l'abbiamo voluta, e abbiamo trovato chi l'ha vista, chi ce l'ha sposata, insomma, quindi siamo particolarmente felici di questo. Un altro aspetto che intendo sottolineare è anche questo, perché è importante, che è la ditta che si è proposta, è anche scuola di padel, quindi quello che farà l'operatività è rivolta anche a garanzia di quello che sarà poi il proseguo nel tempo, nel senso che non è un semplice operatore che si limita a organizzare piuttosto che a tenere attiva questa attività, punto e basta, no, farà anche scuola, all'interno del loro gruppo ci sono anche dei titoli, no? Ci sono, mi sembra, 3 titolati a livello nazionale, e quindi insomma c'è anche la qualità, questo intendo dire, non è semplice fine a se stesso, insomma questo è molto importante secondo me, soprattutto ai fini sportivi e anche della durata poi dell'attività nel tempo. E
l'impianto rispetta tutti i canoni, come avete capito, insomma, il fatto che ci sia un campo anche con le tribune è perché appunto chi gestisce è anche agonista a tutti gli effetti, quindi c'è la prospettiva appunto di effettuare anche dei tornei, delle finali, insomma, a prescindere da quello che sarà poi l'impiego da parte di tutti i cittadini. E niente altro, l'altro aspetto era questo, e andava dritto dritto a ringraziare il lavoro che ha fatto l'architetto, al quale, come avete visto, insomma, abbiamo lasciato la spiegazione fin dall'inizio perché, e ci tengo a dirlo, perché grazie all'architetto Cenedese si è potuto dare seguito a questa iniziativa con tempi molto celeri, con qualità anche perché fortunatamente facciamo anche lo stesso lavoro, e quindi per la parte politica e per la parte tecnica abbiamo potuto coniugare molto bene l'iniziativa, e di questo lo ringrazio molto anche per la dedizione che ha messo, perché non è scontata, e semplicemente ci tenevo a dirlo. Tutto qua, non mi sembra di aver dimenticato, non c'è niente altro, quindi a meno che non ci siano delle domande da parte vostra, siamo qui volentieri. Sì, un'altra cosa, ecco, un altro aspetto, scuola di padel, ma opportunità anche di portare l'attività nelle scuole, perché sia fruibile anche alle scuole, quindi scuola, scusate la ripetizione, scuola per le scuole di Spresiano, quindi anche per i giovani, quindi promuovere l'attività sportiva del padel. Sapete che il padel poi tra l'altro sarà una prossima attività olimpica, no? Comunque a prescindere da questo, è un'attività che in questo momento è integrativa ad altri aspetti che riguardano lo sport, quindi è un nuovo sport a tutti gli effetti, un po' per noi in questa zona soprattutto, anche se ultimamente ne sentirete parlare, ma a tutti gli effetti è nuovo, no? Sono tanti anni che, anche se c'è un'esplosione in questo momento a livello locale e anche nazionale, direi, e quindi è un'opportunità anche per le scuole, un'opportunità di educazione allo sport. Certo. Se ci sono domande, volentieri, sia per quanto mi riguarda sia per quanto riguarda l'architetto. Aggiungo un'altra cosa, e un'ulteriore figura da ringraziare su tutto questo iter è il nostro segretario comunale, che il sindaco ci teneva a ringraziare, e io me ne faccio carico. No, perché sembra che le cose, ma hanno anche un loro percorso da un punto di vista amministrativo e burocratico che il segretario sa condurre sempre in maniera egregia, e quindi la ringraziamo, dottoressa. E, no, questa sera si vede che traspare la nostra soddisfazione, no? E, perché questo consiglio comunale è il primo dell'anno e si apre con due iniziative che cambiano un po' il volto del nostro paese, quindi siamo molto soddisfatti di questo. Una cosa tecnica che magari non si può notare dal progetto, i campi sono rivestiti in vetro, quindi sono visibili dall'esterno, e quindi anche dal punto di vista estetico, insomma, è molto gradevole da vedere, insomma, ecco. Poi il padel è una disciplina che si sta, come diceva Luca, che si sta diffondendo, che è diffusa tantissimo, ma si sta diffondendo sempre di più, è uno sport alla portata di tutti. Ed è una novità per Spresiano, perché è un'ulteriore disciplina sportiva che, tra le tante, tantissime che abbiamo a Spresiano, arricchisce il nostro panorama di proposta sportiva che si può fare anche tra i giovani nel nostro paese. Quindi per tutte queste cose siamo molto soddisfatti. Sì, e posso aggiungere, vice sindaco? Sì, no, è importante questo aspetto, l'avevo effettivamente dimenticato. Perché presi dalla parte più pratica e tecnica, magari sì, l'impatto di questa iniziativa è molto importante, cioè avrà architettonicamente il suo significato, si inserisce bene nell'ambiente, sfrutta tra l'altro quello che c'è già, non so se avete presente quelle doline, cortine di alberi che ci sono, no? Sono esistenti, si vedono già fin d'ora, no? Avete presente la zona com'è? Vengono mantenute, anzi verranno rivalorizzate, quindi l'ambiente, oltre a rimanere come tale in genere, ma l'impatto che avranno le nuove strutture sarà assolutamente ininfluente. Pareti trasparenti, la sostenibilità,
perché anche la copertura si può fare in tanti modi, usano il legno ad esempio, no? Ecco, quindi ecco questo aspetto, giustamente vice sindaco l'ho voluto sottolineare, e lo condivido in pieno, è anche uno dei tanti aspetti che valgono di questo progetto. Grazie Luca. C'è qualche domanda? Prego, consigliere della Villa. Ho un paio di domande tecniche dopo qualche considerazione. La prima domanda relativamente al nuovo campo da basket che viene spostato nell'area più a nord. Da delibera insomma, si cita anche che sarà accesso controllato e, come è stato spiegato, l'accesso verrà a questo punto dall'area dove c'è il bar, diciamo. Quindi sarà un campo chiuso? Come funzionerà? Avrà una recinzione? No, l'accesso è a tutti, ma viene aperta la sbarra per entrare, per cui le persone che accedono si qualificano e si identificano, però è a uso pubblico e quindi sarà accessibile a tutti, giusto? Allora, l'accesso al campo da basket avverrà tramite l'accesso principale pedonale che troviamo a sud, vicino alla clubhouse, come è nominata. E il campo da basket sarà totalmente recintato con reti alte, non so se 3 o 4 metri, perché consono anche magari per un utilizzo alternativo per il calcetto eventualmente. E appunto l'ingresso che al campo viene però dall'ingresso principale del centro padel, e come abbiamo detto il gestore deve comunque tenerlo libero a tutti quanti. Ci saranno degli orari di utilizzo che sono gli orari attuali, e il campo sarà anche illuminato chiaramente. Altra cosa, nell'area circa dove verrà edificato il nuovo parcheggio attualmente c'è una piccola area gioco, quella verrà spostata o verrà eliminata da quell'area definitivamente? Allora, ovviamente sparisce da lì l'area giochi, che se vogliamo anche ben guardare non aveva questa fruibilità da parte dell'utenza così importante, anzi era purtroppo spesso oggetto di deposito di rifiuti e di poca educazione nell'utilizzo. I giochi vengono, giusto Beppi, vengono trasferiti nell'area, verranno trasferiti nell'area, e verrà ampliato il parco giochi vicino al capannone Proloco. E poi, visto che parliamo anche di iniziative che fa l'amministrazione, ricordiamo che una delle prossime iniziative sarà il parco giochi che verrà fatto e realizzato nei Calessani, per cui insomma ne togliamo uno, ampliamo un altro, ma nella volontà dell'amministrazione c'è anche quella di farne uno di nuovo, ex novo insomma. Io con la domanda ho finito, però avrei un paio di considerazioni, chiaramente non mie, ma da parte del gruppo Obiettivo Comune. Anticipo già che il nostro sarà un voto contrario per vari aspetti. Il primo è che ci sembra una soluzione facile per liberarsi di un problema affidando il tutto a un privato. E, è vero, quella è un'area sicuramente da diversi anni sottoutilizzata, sebbene non così problematica, perché comunque l'area del campo da basket, che è aperto in tutti i sensi attualmente, viene utilizzata da famiglie con bambini che ci giocano con i genitori, e soprattutto d'estate da tanti adolescenti che hanno, nel nostro paese, bisogno di aree libere. Quello che ci preoccupa un po', questo accesso controllato, sì, sarà libero, però sarà una forte limitazione a tante persone, perché un gruppetto di adolescenti che si deve trovare così a un orario, vedo molto difficile che si organizzi in modo da accedere in questa maniera. Quindi mi sembra una limitazione non indifferente, soprattutto per quella fascia d'età che invece andrebbe incentivata a questo genere di incontro o di iniziative. Seconda cosa che ci convince poco è che è una notevole riduzione dell'area di verde pubblico, perché dove verrà edificato il campo da basket nuovo chiuso ci sarà anche un parcheggio, quindi il verde che c'è lì
qualche albero, qualche cespuglio verrà eliminato e di area verde rimarrà ben poco, anche perché dove attualmente c'è il campo da basket che verrà sostituito da il campo da padel con tribune, anche lì mi sembra che di spazio verde ne rimanga ben poco. Terza cosa, sinceramente ci sembra un progetto valido, non lì. Quella è un'area strategica di collegamento tra la zona centrale del paese, siamo a 100 metri dalla piazza, siamo praticamente di fronte alla biblioteca, che è un punto di aggregazione importante per il nostro paese, dove tra l'altro da un po' di mesi è stato attivato l'area ZAG, per cui anche nell'intento dell'amministrazione c'è uno sviluppo sempre maggiore di attività relativamente alla parte giovane della popolazione, ed è un collegamento che poteva e doveva essere sfruttato con quell'area. In questa maniera la vedo difficile. Oltretutto quella è un'area che da sempre è sede di una manifestazione, quella della Sagretta del Carmine, che da qualche anno sta un po' riprendendo e non so come... Non sparisce mica. No, non dico di no, anzi. Però è un'area che, dico, in questi anni è stata anche valorizzata da quel gruppo che ha riportato un po' in auge quella sagretta. Ma soprattutto è un'area elegante quella che in questo progetto diventa chiusa, non sarà più un'area di passaggio, non sarà più un'area di collegamento tra la zona di Villa Giustiniani, tra la biblioteca, tra la piazza, perché diventerà un club privato, un circolo privato del padel, che sicuramente è una cosa positiva, nessuno dice il contrario, però non in quell'area che attualmente e nelle intenzioni di chi l'ha costruito diversi anni fa doveva essere un'area di collegamento aperta. Non sarà così. Prego. Effettivamente anch'io da spresianese, doc pure, e ho pensato alla mia adolescenza passata lì e agli anni successivi, e quando ho visto questa proposta di delibera mi è venuto un po' il magone, perché effettivamente questa è un'area dove sicuramente era in degrado, perché abbiamo un periodo che era un po' in disuso, però avevamo dei campetti di beach volley, calcetto, vabbè, bocce, tennis, basket, ed era un'area libera per quella fascia di ragazzi dell'adolescenza, che se noi andiamo a chiudere quell'area, tolto l'oratorio, credo non ci sia altro a Spresiano in termini di area per poterla vivere come ragazzi adolescenti. Come ha detto il consigliere della villa, il progetto è valido, però sarebbe bello che questo progetto fosse inserito da qualche altra parte, che ne so, magari vicino al centro ippico, per dire, così risolleviamo anche quella zona. Qua invece la prendiamo con le mani come comune, la riqualifichiamo e la teniamo pubblica e fruibile per i nostri ragazzi. Ma sì, volevo replicare un attimo io, perché nel pieno rispetto delle vostre opinioni mi sembrano alquanto stridenti, proprio vi contraddite in quello che dite. Intanto la tua adolescenza non è più l'adolescenza dei ragazzi di oggi, mi dispiace, ma se il posto è in degrado è perché i ragazzi non lo usano, non lo frequentano e non viene gestito anche nel modo, sì, ma non ci sono più ragazzi che lo vanno a occupare nel tennis, nel calcetto, eccetera eccetera. Quindi era ed è un buco nero del paese, non un'area utilizzata dalla gioventù. Poi dite che è un'area libera, ma è chiusa. No, è libera, è totalmente libera. Il campo da basket, che è l'unica cosa che in quel posto lì viene utilizzata attualmente, è l'unica cosa, rimane integra e totalmente libera per le persone. Per cui no, non capisco, dite una cosa al contrario di un'altra. Parliamo di ambiente. A Spresiano abbiamo 90 metri quadri a testa da cittadini di area verde, cioè non credo che Spresiano, perché viene tolto un parco, un parchetto pubblico che è luogo non certamente di divertimento dei bambini,
perché questo non è che lo scopriamo noi, ogni mattina ci sono depositi di immondizie e contarina che va a raccogliere i rifiuti, altro che divertimento dei bambini, è un luogo degradato. E avere un'opportunità del genere, rimanendo quello che attualmente viene utilizzato, cioè il campo da basket, completamente libero per i ragazzi, e avendo un'area che sarà controllata, vigilata, e non sarà un club chiuso, perché lì dentro, almeno quello da cui ho capito, insomma, chi andrà a fare la gestione lo intende aprire alla popolazione anche con manifestazioni. Quindi io credo che è esattamente il contrario di quello che state dicendo, e vi contraddite anche voi stessi negli stessi termini, nel pieno rispetto di quello che sono le vostre opinioni che avete diritto di esprimere. Prego. Scusi, dov'è che ci siamo contraddetti? Perché hai detto che non è accessibile e poi mi dici sì, è libero ma viene chiuso. No, è libero. Sì, ma non faccio finta di non capire, perché in questo modo offende la sua intelligenza. Quello che dico è che attualmente è un'area contrario, completamente aperta, senza recinzioni, parlo del campo da basket in questo caso, dove chiunque può trovarsi liberamente a qualunque ora. E se potrà lei, farlo se, anche se, dopo. Se lei ci passa, e io ci passo perché abito lì vicino, vado spesso in giro a piedi, lei vede ragazzi di qualunque età, famiglie con bambini, la domenica, adolescenti, anche ragazzi più grandi, che si trovano liberamente senza darsi appuntamento, sanno che possono andare lì, trovano qualcuno e possono giocare, ma se fa caso magari a volte c'è mezzo campo con qualche bambino che gioca a calcetto, mezzo campo con qualche 14enne che gioca a basket. Questo difficilmente avverrà se ci sarà da passare, farsi aprire, entrare. Cioè, è libero, sì, ma non sarà completamente aperto come lo è adesso. Questo cambia molto la fruizione. Certo, chi vorrà organizzare una partitella a basket lo potrà fare, lo farà gratis, e questo è bene, però sarà un tipo di fruizione completamente diverso. Ed è quella che attualmente c'è, un tipo di fruizione a nostro avviso da valorizzare, non da annullare e da modificare in questa maniera. Questo era il concetto. Prego. Ho delle considerazioni, diciamo, da spresianese, uso il termine anch'io doc, e anche dopo delle considerazioni tecniche. Allora, spresiano, parliamo, mi sono preso alcuni appunti, quindi comincio da questi prima, poi vado avanti col discorso. Il discorso è 90 metri quadri di verde. Io abito lì, dall'altra parte della strada, a Spresiano. Chiudendo quella struttura lì e non avendo altre, praticamente quella struttura viene tutta recintata, vanno a sparire i giochi che al momento verranno trasferiti ma non ci sono, verrà recintata, la fruizione è evidente che è più privatistica che pubblica, e la valorizzazione del patrimonio del pubblico, di un ente, è nell'interesse pubblico principalmente. Qua, vedendo così, io ho letto tutto il progetto, l'ho letto tutto, ho verificato tutti gli aspetti tecnici e anche di fattibilità. L'aspetto così che mi dà è un'idea privatistica della cosa. Parliamo che il basket, il campetto di basket sarà aperto al pubblico, ovviamente, come dice il consigliere della villa, e non sarà proprio così fruibile come lo è adesso, e mi dà l'idea di altre strutture che dovevano essere anche nella collettività e che purtroppo dopo si sono rivelate solo a pagamento e diventate private. Adesso in questo momento non è che voglio tirar fuori chi e come, lo sappiamo benissimo. E quella struttura lì era un verde, diciamo un punto verde, un punto di aggregazione. È vero che c'era parecchia sporcizia, ma questo dipende solo dal pattugliamento del territorio. E diciamo che se l'amministrazione è così felice di aver valorizzato, però in questi anni com'è arrivato ad essere, è colpa di chi ha gestito quel pezzo lì. Quindi anche la pulizia e tutto, un pattugliamento del territorio era necessario farlo per consentire di quel degrado che c'era, che poi era
non particolarmente preoccupante, non ci fosse. Ok, e quindi un maggior pattugliamento del territorio era necessario. Siamo arrivati a questo momento qua che si vuole far passare, diciamo, questa valorizzazione del patrimonio pubblico come se fosse praticamente una medaglia da puntarsi al petto. Questo non lo è. Siamo arrivati a questo discorso qua per non avere idee di come sviluppare quell'area. Secondo luogo, la viabilità. Io abito lì vicino, so quanta fatica è mettersi in strada nelle ore di punta. C'è la strada per andare alla stazione, una stradina piccolissima, ok, e con tutto questo andirivieni, con l'agonismo, tutto quello che è, non basteranno neanche i parcheggi praticamente a uso promiscuo. Ci troveremo come quando c'è il mercatino, che sui parcheggi dei condomini vicino, compreso il mio, troveremo macchine messe a tutti i livelli e altre cose. Quindi la viabilità qua non è stata minimamente considerata. E questo è l'aspetto. Non mi piacciono queste strutture perché iniziano con una dichiarazione di intento e poi diventano privatistiche. Dall'altro, un altro punto di vista, mi sto chiedendo che atto di indirizzo aveva dato l'amministrazione e che requisiti aveva dato per fare questo praticamente manifestazione di intento. Quali erano i requisiti? E ho visto che c'erano due partecipanti, cosa non avesse la CM Costruzioni, perché, e quali fossero i requisiti che non sono andati bene. Se vuoi rispondermi a questo, poi ho altre domande. No, no, finisco le domande perché non andiamo avanti fino a mezzanotte a fare questa discussione. È inutile che faccia queste domande. Faccia pure le domande e poi io se qualcuno vuole rispondere, bene, se no lei sta facendo il suo intervento, non è che sta... No, fa domande sul progetto, le vengono risposte. No, lei sta facendo considerazioni politiche, personali, sì. Le finisca e poi chiudiamo la discussione. No, era per non... No, vada. Ecco, tutto qua. Questo. Poi ho anche alcune altre cose da chiederle. Vedo, l'allegato non c'era... comunque l'avevo trovato, una determinazione del 2 febbraio 2023 dove c'è un contratto di concessione per la gestione dei campi sportivi. Praticamente noi stiamo qui ad approvare un progetto di fattibilità quando c'è già un contratto di concessione. Come sia stato determinato questo contratto di concessione, chi abbia determinato il valore di questa concessione, che è di 110.000 euro l'anno, okay, una struttura di 12.000 metri quadrati. Quali siano gli atti fondamentali di competenza del Consiglio? E non mi risulta che questa concessione sia tra gli atti fondamentali indicati nel DUP dell'ente. E decidere se dare un bene all'immobile in concessione non è competenza né della Giunta, ma bensì del Consiglio. Quindi questo atto di concessione doveva passare per il Consiglio, non è stato fatto. Sì. 110 euro. Non so. No. 110 euro. C'è scritto 110 euro, c'è una bella differenza da 110. Ma i Zani non contano. Vabbè. Vabbè, ok, di 110 euro bene. All'anno. Praticamente niente. Ok. E un'altra cosa che trovo anche dei, diciamo, così, delle cose che devo chiedere delle lucidazioni. Allora, questo, diciamo, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ok, come è stato determinata, quindi, e questa, diciamo, chiamiamola RTI, costituenda. Ho visto tra le altre cose che la signora Rachele Gandolfi Bertolini, che aveva espresso praticamente l'interesse a questo progetto, successivamente ci sono state delle aperture del bando di nuovo perché non presentava, perché la seconda manifestazione era stata fatta dalla ditta Investiment di Rodolfo Gandolfi Bertolini. E tutte le altre cose. Poi anche sul discorso delle acquisizioni delle certificazioni obbligatorie, il documento unico di regolarità contributiva,
il DURC, la dichiarazione attestazione di regolarità fiscale, che presumo si riferisca al DURF, sono state chieste per la ditta PAM e la ditta ZAGO, che sono praticamente partecipano alla costituente RTI in forma verticale. Ecco, tenendo conto tra le altre cose che il Padel è uno sport che comincia, sappiamo benissimo anche gli introiti che questa forma di sport oltretutto non è proprio così praticabile da tutti, perché costa 40 euro minimo all'ora e più anche accessori o quello che serve arriva anche a 60 euro. Mi domando una famiglia come possa andarci. Ecco, e probabilmente verranno anche da fuori, ma non è che l'interesse pubblico del paese si divesta per i campi da padel. Ecco, c'è una sproporzione tra la concessione, cioè quello che guadagna il comune, e quello che può, diciamo così, è il conto economico, il business plan della società costituente. Tra le altre cose, adesso le chiedo anche questo, quali siano state le caratteristiche praticamente richieste a questi offerenti, cioè che sì, le identifico come caratteristiche, ecco, quali erano i requisiti di queste offerte, di queste ditte che dovevano partecipare a quelle manifestazioni di interesse. C'è qualche delucidazione sull'iter tecnico che poi andiamo a chiudere questa discussione qua. Dal punto di vista, diciamo, che lei ha chiesto qual era la delibera di atto di indirizzo, penso che lei l'abbia vista la delibera 50 del 12 aprile, in cui la Giunta ha chiesto tra le premesse che c'è quest'area da riqualificare e il Comune intende riqualificare l'area suddetta centro sportivo per l'attività del padel, decidendo quali sono gli interventi che devono essere fatti, che sono quelli che dopo di fatto i partecipanti dovevano realizzare. Per quanto riguarda i requisiti, quando è stata a seguito di questa delibera di atto di indirizzo è stata pubblicata una manifestazione di interesse in cui c'erano ben chiari quali erano i requisiti che gli operatori economici dovessero avere per partecipare all'eventuale procedura, in quanto dovevano avere sì le capacità di gestione, essere un operatore economico per la gestione, ma anche per la realizzazione di opere di impianti, quali è di fatto già lì si connotava la struttura di una RTI. Molto probabilmente la seconda persona, che erano stati due partecipanti, probabilmente non ha dimostrato questi requisiti. Anzi, le dirò, io sono andato a vedermi, perché sono arrivato dopo, sono andato a vedere la documentazione che ha presentato la seconda che lei ha nominato, e c'era solamente il modello di richiesta di manifestazione di interesse, non c'era nessun allegato, mentre quelli che dopo sono stati invitati a partecipare avevano allegato tutte quante le certificazioni, le SOA per le ditte e tutti i requisiti che sono stati richiesti. Dal punto di vista del valore della concessione, è stato calcolato il valore della concessione in base a un piano economico finanziario di previsione da parte dell'ufficio, in cui tra la maggior parte della spesa è data anche dal valore di investimento che produce la ditta che deve entrare. Se voi avete visto il progetto, c'è una stima sommaria che si attesta attorno al 1.200.000 euro di opere. Chiaramente queste, visti i prezzi, visto quello che sta succedendo, sono valori che andranno a salire. E queste sono, diciamo, le parti che lei aveva chiesto. Non so se dimentico qualcos'altro.
Allora, l'investimento di 1.200.000, io ho fatto un business plan, un piano economico. Praticamente l'azienda che entra con questo investimento di 1.200.000, tra l'altro è questa RT verticale, ha dentro dei due ditte, una mi pare che fa impianti termoidraulici, un'altra che fa asfaltature, quindi probabilmente anche l'investimento, diciamo, di questi è probabilmente inferiore, nel senso che non appaltano ad altri, si arrangiano direttamente loro, c'è addirittura un progettista. Ecco, e ho fatto così un piccolo quadro economico. 1.200.000, ma facendo il conto che le risorse proprie della RTI fossero del 20%, di solito il minimo che si considera. Quindi 1.200.000, un 20% di risorse proprie, il resto addirittura ho fatto il calcolo di chiedere praticamente dei finanziamenti, quindi ecco, tanto per fare una cosa molto prudenziale e non considerare altre cose. Tenendo conto di un finanziamento di 12 anni che su queste cose si possono ottenere, perché sono investimenti su beni di terzi e comunque sono sempre di carattere immobiliare, si possono ottenere dei mutui o dei finanziamenti a 12 anni. Ho fatto un calcolo con i tassi di interesse attuali indicizzati, con spread anche parecchio alti, in modo di sperando che vadano anche giù gli indicizzati, i fissi non è il caso di farlo perché sono troppo alti. Praticamente così si arriverebbe ad avere un investimento che quindi con una concessione di 25 anni viene spalmato in 25 anni di 1.545.000 euro. 1.545.000 euro spalmato in 25 anni porta 5.000 euro circa al mese. Se spalmato in 12 sono 10.000 euro. Io mi sono informata sui ricavi che possono avere i padel e ce ne sono qua attorno. Ho parlato anche con degli operatori specifici e un padel che praticamente ha un impiego, poi ce ne sono di coperti, quindi un sacco di ore, roba, questo è, arriva da solo un campo a remunerarsi minimo di 15.000 euro, facciamo prudenzialmente 10, là ce ne sono 4 al mese, e ce ne sono 4, c'è un campo aperto, ci sono i banner lì pubblicitari, ci sarà l'agonismo o altre cose. Praticamente, a mio avviso, quello che penso io, è che questa struttura viene regalata una struttura ricettiva di 350 metri, dove per metterla a posto costano solo 70.000 euro, e praticamente dove si potrà fare bar e ristoranti. Teniamo conto che le altre attività ricettive qua attorno, bar, ristoranti, roba di questo genere, per mettere fuori due tavolini, mentre là abbiamo 12.000 metri quadrati di area, e quindi oltre all'attività ricettiva ci possa essere messo fuori tavolini o quello che è, praticamente le altre attività ricettive qua attorno, che sicuramente subiranno i rimbalzi di questa nuova struttura, per mettere fuori 4 tavolini pagano 1,50 euro al metro quadro al giorno. Io ho fatto i conti dividendo praticamente i 110, praticamente sono zero. Praticamente noi chiediamo agli altri cittadini di pagare 1,50 euro per un plateatico, so che è un'altra cosa, e là praticamente regoliamo l'area. Ecco, visto anche gli introiti che queste attività, è evidente che ci siano interessi che queste attività praticamente comportano. Poi un'altra cosa, lei mi ha parlato di requisiti della ditta offerente. Io sono andata a farmi delle visure, la ditta è inattiva, praticamente ha aperto in Camera di Commercio l'attività a maggio del 2022, dopo aver visto il bando. Attualmente è inattiva, non si può stabilire che garanzia abbiamo che questa società sia in grado di gestire, quando è evidente che il codice Ateco non determina la capacità di gestire un'impresa. Bene, ho finito. Benissimo. Allora, prima di passare al voto faccio una ultima considerazione, perché mi dispiace ma ho sentito ipocrisia questa sera. Perché?
perché non vi ho mai visto andare a frequentare quell'area, non ho mai visto un'associazione che si preoccupi di quell'area lì. Diversamente abbiamo le scrivanie piene di persone che da quell'area lì estraggono esclusivamente delinquenza e proteste, persone che non possono neanche più vivere in quell'area lì, visto che lei ci abita davanti, perché costantemente ci sono atti di delinquenza in quell'ambiente, non certamente frequentata dagli adolescenti, perché la nostra epoca, quando andavamo a giocare dietro la chiesa, era un'altra epoca. Oggi non c'è nessuno che quell'area la frequenti e nessuno, voi compresi, che si preoccupi di quell'area lì. Per cui scusatemi, ma poi lei parla, fatto i conti economici, benissimo, oggi cosa guadagna il comune da quell'area? Zero? Ma no, zero, guadagna delle problematiche sociali che si aumentano ogni giorno, perché ogni giorno abbiamo persone che vengono, vada dai carabinieri a chiedere quante denunce sono state spese, perché quell'area ogni notte è oggetto di traffici, e non solo di traffici. Quindi l'opportunità di poter avere un'area riqualificata, che, di cui nessuno si preoccupa, perché adesso stiamo qui a fare ipocrisia, ma non mi pare che ci sia nessuno che si sia preoccupato di venire in amministrazione a dire: sai cos'è, vorrei riqualificare quell'area. Bene, allora noi troviamo un'opportunità di riqualificazione, la sfruttiamo, diamo un valore a quell'area, perché fra 25 anni quell'area è nostra. Oggi non solo non guadagniamo nulla, ma dobbiamo continuamente, al fatto che i cittadini siano disturbati costantemente, dobbiamo costantemente impegnare delle risorse per mantenerla quell'area lì. Poi quello che c'è attualmente viene garantito che ci sarà anche dopo, perché se continuate a pensare che non sia così, non lo è, ma certamente abbiamo dato un valore al comune, un valore all'amministrazione e un valore a un ambiente che oggi di valore non ne ha assolutamente nulla. No, non può più replicare, lei ha parlato a sufficienza, adesso andiamo a votare. No, ho fatto una considerazione personale come l'ha fatta lei, e non le ho dato nessuna risposta. Allora, la sua è completamente retorica. Benissimo. Io abito là, conosco la zona. Benissimo. E sono dispreziata. L'ho vista frequentare costantemente quella zona lì. L'ho vista tutti i giorni frequentare quell'area. Guardi, lì. Che io non ho bambini tutti piccoli, io sono via dalla mattina. Non vedo neanche bambini piccoli, mi creda, non si vedono bambini piccoli. No, ci lì sono dentro. I bambini piccoli, probabilmente lei non ci passa. Allora, adesso finiamo il consiglio, andiamo a fare un giretto e vediamo chi troviamo ma lì. Ma guardi, chi compete l'appattugliamento del territorio? Certo, ma allora il buco nero noi lo andiamo a sanare in questa maniera qui. È inutile sanate, che faccia, è inutile che faccia l'ipocrita, è un buco nero pieno di guai quello lì, e questa è una soluzione perché non lo sia più. No, è una soluzione per liberarvi del problema, per far vedere a fine mandato che farete qualcosa. Certo, ci siamo liberati del problema, infatti lei è venuta qui a preoccuparsi del problema solo oggi. Fatalità, perché noi abbiamo trovato una soluzione, lei oggi viene qui a preoccuparsi del problema. Non sono io in amministrazione. Benissimo. Compete a chi amministra. Esatto. Allora visto lei, tra le altre cose, quanto vi preoccupate lei di, faccia tutte di le considerazioni che vuole, ma è ci sono delle cose questa. Che dovreste chiedere. Bene, passiamo al voto. Voti favorevoli 8. Voti contrari 5. Di immediata eseguibilità. Voti favorevoli 8. Voti contrari 5. Anzi, dirò una cosa, no, io farò richiesta di verifica di tutta la documentazione. La discussione è chiusa. Le comunicazioni del sindaco, che oggi sono del vice, sono 3, a cui mi invito tutti ad aderire. Sabato sera c'è il carnevale spresianese con la sfilata dei carri che partono dalle scuole medie e sfilano attraversando la Ponte Bana, giusto Beppi, in corrispondenza di Baldin, e poi arriveranno in piazza. Circa il percorso durerà cosa? 40 minuti, no? No, di più? Un'ora e mezza. Bene. Quindi la partenza è alle 8 e in piazza saremo alle 9 e mezza con i carri. Domenica ci sarà il carnevale invece a Loadina, in piazza, con un percorso che parte dalla palestra e si snoda per tutto il paese. Anche lì pomeriggio mi sembra alle 2 e mezza la partenza. E poi una cosa a cui tengo io, sono aperte le iscrizioni ai soggiorni climatici, per cui abbiamo cercato di pubblicizzare anche questo e così, insomma, se avete qualcuno che può essere interessato vi invito a farne pubblicità. Scusi vice sindaco, sì. Sono anche in imbarazzo a farlo dopo aver sentito dei toni parecchio accesi, però con estremo pudore vorrei dire che ai presenti, che come singoli o come forze politiche ci hanno manifestato vicinanza,
che io e la mia famiglia abbiamo molto apprezzato e vi ringraziamo. Grazie. Grazie, assessore. Grazie a tutti, assessore. Buona serata.